Buonasera a tutti. Eccoci nella copertina, il momento che antecede l'anteprima e tutta la lunga maratona del punto. Sto per fare il punto con i grandi protagonisti nazionali che decidono e accettano il mio invito e questa sera sono davvero contenta di ritrovare un mio caro amico e collega con noi, il giornalista Klaus Davi. Ben ritrovato in esclusiva al punto, Klaus. Buonasera, grazie dell'invito. Klaus, sai che io seguo ovviamente tutte le tue inchieste e questo è un argomento che ti riguarda molto da vicino, perché proprio tu sei colui che ha, come dire, evidenziato tutto l'aspetto che riguarda la criminalità nel nostro paese. Devo innanzitutto farti i complimenti perché non hai mai avuto paura di raccontare la camorra, la 'ndrangheta. Sei stato sempre eccellente nel tuo lavoro. E quindi questo va riconosciuto, perché le tue inchieste sono davvero conosciute da tutti e io ci tenevo a dirtelo. Grazie mille. Ma diciamo è un atto d'amore per la nostra terra e non solo il sud, ma anche la mia città Milano, e quindi mi sembra giusto dare visibilità a una problematica che affligge tutto il nostro paese, non solo. A proposito di questa problematica, io voglio il tuo parere e il tuo punto di vista stasera su un argomento che noi a sud, a mezzogiorno, abbiamo, e cioè le case abusive. E allora, con pochi soldi riescono a costruire, no, queste case, ma poi lo stesso Stato per demolirle spendono oltre 250.000 euro. È un punto di non ritorno, la ricostruzione, e ti sentirò in merito. A me non mi so niente sta gente, ma da vergognare! La casa è un diritto e non si tocca! La casa è un diritto e non si tocca! Lo Stato protegge la camorra perché sono loro stessi! La camorra l'ha costruita questa casa e la camorra la demolisce questa casa! Che Italia è? Che paese? Ma che roba è qua? E allora, apritemi l'audio, sono questa sera in esclusiva con il mio collega Klaus Davi. Klaus, grazie Paolo, mettimi proprio in contatto con Klaus perché voglio subito chiedere con questa piaga che riguarda il mezzogiorno, le famose, ahimè, case abusive. Ma è purtroppo chi fa le spese di questa, alla signora che avete intervistato ha ragione, cioè chi fa le spese di questo fatto è il popolo, perché da una parte è vero che la criminalità organizzata ha costruito queste case grazie alla cecità dello Stato in questi decenni, in questi anni, quindi dice una cosa giusta. Ci mettono poi persone comuni che accedono tramite logiche che sono totalmente fuori dal controllo dello Stato e non necessariamente vanno famiglie legate dentro alla criminalità organizzata, questo deve essere chiaro. Poi però lo Stato deve ristabilire la legalità. Qual è il problema? Che nello ristabilire la legalità i poliziotti fanno il loro lavoro, gli amministratori fanno il loro lavoro, lo Stato non ha previsto un'alternativa per queste persone che si ritrovano buttate in strada. Perché il messaggio poi diventa negativo, Manila? È veramente devastante per la legalità. Perché poi alla fine la gente cosa dice? La Sacra Corona, la Camorra, eccetera, mi hanno dato la casa, lo Stato mi ha buttato fuori. Quindi lo Stato applica la legalità, con la conseguenza che però poi la gente dice io alla fine devo ringraziare la criminalità organizzata. Invece non è così. Quindi purtroppo il Sud è il grande, ma non è un problema solo del Sud, ma il popolo paga due volte. Uno, perché deve pagare comunque una tassa. Non vanno gratis in queste case, pagano una tassa alla criminalità organizzata. Due, perché poi vengono sbattute fuori e si ritrovano senza casa. Detto questo, lo Stato deve applicare la legalità, la politica deve farsi carico di questi problemi. Dov'è la politica?
È una politica che molto spesso si rincorre, una politica che non si prende le responsabilità, perché poi, perdonami Klaus, no? Io l'ho raccontato proprio qui la settimana scorsa, lo Stato utilizza poi i soldi e le stesse comunità locali devono poi abbattere queste case e si spende di più di quello che, come dire, si è investito all'inizio. Cioè, se queste persone purtroppo, grazie alla complicità, no, della camorra, della malavita, costruiscono queste case a poco o più o meno, ma per demolire ci vogliono molti più soldi. È un ragionamento che non fa una piega, però non possono lasciare nelle case, nei posti illegali. Questo è, non può fare delle deroghe lo Stato, perché sennò quando le fa commette un reato, quindi non si può fare. E quindi il calcolo che avete fatto è sacrosanto. Il problema è che qui il convitato di Pietro sono la politica, che ha consentito questo, chiudendo gli occhi. Puglia, Milano, Calabria, Sicilia, il patti politica, associazioni, malaffare, eccetera, sono stati all'ordine del giorno. Io faccio un appello ai governatori, ai amministratori, non tanto perché gli amministratori alla fine sono anche l'ultima ruota del carro, comunque ai governatori e anche a Draghi. Diciamo che ci sono questi soldi del recovery e facciamoli anche un po' per le case dei poveri. Aiutiamo questa gente, usiamoli anche per il sud. Ma come pensano di rilanciare l'Italia senza la Puglia, senza la Calabria, senza la Sicilia? Non prendiamoci in giro. Io vorrei fare un appello chiaro, cioè per contrastare la legalità ci vuole il rigore, ma ci vuole anche l'impegno dello Stato. A proposito di politica, perdonami di aprire la parentesi che riguarda un po' tutto quello che è capitato in questo periodo con la Lega, no? Partendo da quella, insomma, dalle dimissioni di Durigon e poi su Morisi. La ricostruzione poi te lo chiedo. Questa è la storia di Latina e la storia che qualcuno ha voluto anche cancellare con quel cambio di nome a quel nostro parco, che deve tornare a essere quel parco Mussolini che è sempre stato. Ecco. Saranno le dimissioni di Durigon? Ma per che cosa? Per la tua inchiesta? Sai, porta pazienza. Dichiari di poter influire sul capo della Guardia di Finanza? Beh, visti come sono andati i processi, immagino che l'influenza non esista. Non è neanche preoccupato per le vicende che legano Durigon a Latina, alla campagna elettorale di Latina? Minimamente. Presso l'abitazione di Morisi a Corte Palazzo viene rinvenuta droga in modiche quantità compatibili con l'uso personale. Sul piano penale si tratta di un fatto banale, come l'ha definito la stessa procura. Ben diverse le conseguenze sul piano politico. E infatti, 15 giorni dopo arrivano le dimissioni di Morisi, che chiede scusa a Salvini e a tutta la comunità della Lega. E allora faccio il punto, grazie Paolo. Sono sempre in contatto in diretta con Klaus Davi. Partiamo da Durigon e poi Morisi, la Lega sotto attacco. Che idea ti sei fatto? Ma allora, sono in difficoltà, però hai fatto bene, hai fatto il tuo mestiere a sottopormi queste cose. Allora, il caso Durigon. Durigon è stato un buon sottosegretario equilibrato e ha gestito bene il discorso dei giochi, si è battuto per la legalità e per fare pulizia in quel settore. Quindi lo conosco personalmente, io l'ho coinvolto su progetti in Calabria ed è stato sempre presente, non mi posso lamentare di Durigon. Lì ha commesso una leggerezza politica, non da poco, perché comunque ha sottovalutato l'impatto nazionale, ma non solo, internazionale, che avrebbe potuto avere questa cosa. E mi dispiace perché Durigon invece nel day by day politico istituzionale è uno che anzi molto molto cauto, equilibrato, evidentemente si è lasciato prendere dalla foca e ha detto una cazzata e gli è uscita sta cosa e l'ha pagata. Comunque poi si è dimesso e questo è un peccato, non che si sia dimesso, ha fatto bene ovviamente, ma è un peccato poi usare Falcone e Borsellino, lasciamo perdere, cioè non andarti a mettere in quei casini lì. Quindi questo è il mio giudizio su Durigon. Morisi, allora ti devo dire, da omosessuale, sono vicino alla comunità
LGBT, in particolare sono molto vicino alla comunità trans che sento molto affine a me. Grazie. L'ho sempre detto e dichiarato. Sai che io ti ringrazio sempre per le battaglie che tu porti avanti, tu sai che anch'io sono una testimone di tutto questo, quindi ti ringrazio davvero perché apprezzo molto quello che fai, Klaus. Perché alla fine noi gay ci siamo, dai, alla fine noi ci siamo integrati, eccetera. Invece il discorso dell'integrazione della comunità trans, che transgender, che poi è un mondo composito, eccetera, cross-dress, mettiamoceli tutti, è più complesso. Comunque, tornando a Morisi, allora, è vero che allora Morisi c'è il dato politico. Cioè, non potevamo pretendere dalla politica che di fronte a un fatto del genere stesse zitta rispetto a quello che è successo. Anche perché Morisi, con le sue vicende personali, andava a toccare delle tematiche che sono il cavallo di battaglia della Lega, quindi la droga, i rumeni, i cittadini rumeni, l'immigrazione, eccetera. Personalmente, Manila, ti dico personalmente, anche se Morisi ha fatto dei grandi errori nella sua carriera, per me la pietà subentra. Non so se mi puoi capire. No, assolutamente. Cioè, come con Marrazzo, come con il presidente Berlusconi. Cioè, quando si tocca la sfera privata, comunque non è che perché lui è stato spietato, crudele, e lo è stato. Spietato, crudele, senza pietà, che noi dobbiamo esserlo. Allora, personalmente io sono stato, tu sei la prima con cui parlo, mi hanno chiamato tutti in quanto osservatore politico. Grazie. Ma anche in quanto omosessuale, tutti mi hanno chiamato, mi sono astenuto dai commenti. Io ho avuto pietà per quel ragazzo, cioè mi è dispiaciuto che si sia trovato in quei casini. Poi un ragazzo che ha problemi di tossicodipendenze così forti, alla fine ha pagato un prezzo molto alto. Certo, ha fatto degli errori grossi, però ha chiesto scusa e a quel momento io mi sarei fermato. Il problema è che è uscito a pochi giorni dai voti l'odore del sangue, però istintivamente, tu mi chiedi a me, io avrei fatto la critica, poi ci avrei messo un freno. In campagna elettorale sono dinamiche che non vuoi... Voglio dare un messaggio però a Morisi. Si tiri fuori un anno sabbatico, i soldi li ha e poi può tornare. Non ha fatto niente, la vita privata alla fine fatti nostri. Poi la cessione di droga, vedremo com'è andata, eccetera. Però insomma, beh, poi tra l'altro abbiamo sentito, no, anche i giudici che si sono espressi, non c'è rilevanza penale su quello, fino a questo momento, per quello che ha fatto Morisi, quindi hai ragione tu. Poi la strategia, no, della campagna elettorale va sempre un po' allora, a spingere in futuro suggerisco a Salvini, che non c'entra niente in questa vicenda, ma che comunque paga un prezzo politico, è normale, e a tutta la Lega più prudenza, anche nell'attaccare gli avversari. Io ho fatto un libro nel 2003 su Berlusconi in cui dicevo non attacchiamo Berlusconi sul piano personale, andiamo sui contenuti politici, lasciamo perdere le beghe personali di Berlusconi. Quindi avevo ben chiaro il rischio di questa politica, che innesca dei meccanismi, quindi il caso Berlusconi-Rubi, subito dopo il caso Marrazzo-Trans, poi arriva Morisi, poi... cioè se iniziamo a mettere in mezzo queste cose qui, chissà dove andiamo a finire, perché tutti abbiamo la nostra vita privata, tutti l'abbiamo. Sono d'accordo con te, Klaus, grazie davvero, perché so che la tua agenda è fitta di impegni. Grazie a voi, volevo dire una cosa? Sì. Volevo dire una cosa, il 15 di ottobre sarò in Puglia, sono stato invitato dal Consorzio dei Panificatori di Altamura a promuovere una straordinaria eccellenza pugliese, quindi sarà l'occasione per tornare salutarci nella regione, salutarvi e fare grandi progetti anche con la Ti Puglia. Ti aspettiamo, la Puglia e il punto e la famiglia di Antenna Sud è sempre con te. Grazie davvero a Klaus Davi, grazie. Grazie. Grazie, grazie a Klaus Davi, siamo sempre nella copertina, soprattutto grazie ai grandi personaggi, protagonisti che decidono e accettano il mio invito. Sto per fare il punto con noi, l'ex presidente della Camera, con noi Irene Pivetti, grazie per essere intervenuta con noi in esclusiva al punto. Buongiorno, buongiorno, mi fa molto piacere essere con voi dopo tanto tempo, tra l'altro, un po' che non ci parliamo. È un grande piacere, onorevole Pivetti, averla qui, sa la mia stima nei suoi confronti. Voglio, onorevole Pivetti, con lei fare il punto
su una questione molto importante, le famose parole del vicequestore di Roma che hanno fatto il giro, insomma, di tutta Italia. È giusto o non è giusto prendere provvedimenti per la sospensione del ruolo di questo vicequestore, la ricostruzione, e poi sentirò in merito il suo parere. Rischia il licenziamento, rischia di dire addio alla divisa il vicequestore Nunzia Alessandra Schilirò dopo le sue dichiarazioni, un discorso di 10 minuti contro il Green Pass sul palco di Piazza San Giovanni a Roma sabato scorso, dove si era radunato il popolo del no. Dichiarazioni che hanno scatenato polemiche e reazioni immediate. Il Dipartimento ha aperto nei suoi confronti un'azione disciplinare. La disobbedienza civile è un dovere sacro quando lo Stato diventa dispotico o corrotto. Il Green Pass è illegittimo, ha detto, incompatibile con la Costituzione e la tessera della discriminazione. Sono diritti inviolabili dell'uomo e quindi questa parte viene tutta lesa dal Green Pass. A me non me ne frega niente, proprio lo dico così perché così mi è uscito. Il Green Pass non ha nulla di scientifico, poi magari io questo l'ho detto sul palco e lo ripeto e lo posso spiegare mille volte. Apritemi l'audio, grazie, sono in compagnia dell'onorevole Pivetti, dove voglio fare il punto sulle dichiarazioni proprio del vicequestore di Roma. Ha sentito, onorevole, la questione di questa poliziotta abbastanza, come dire, coraggiosa, no? Nel difendere i propri diritti. Secondo il vicequestore, il Green Pass non ha nessuna valenza dal punto di vista scientifico. Lei che idea si è fatta in merito? Guardi, allora, la questione ha tanti profili. Partiamo da quello più semplice. Il Green Pass ovviamente è un atto politico, non ha niente di scientifico, è una decisione del governo, tra l'altro esclusivamente del governo italiano e del governo francese per quanto riguarda i paesi europei. Fuori da questi due paesi non esiste, non è riconosciuto, non è preso in considerazione da nessuno. Anche il cosiddetto Green Pass europeo ha una valenza molto più contenuta e riguarda soltanto i trasporti internazionali. Il Green Pass come limitazione delle libertà ordinarie di un cittadino esiste soltanto da noi e in Francia. Non so come lo applichino in Francia, so come lo applicano da noi in maniera molto rigida, e quindi ha senso che i cittadini possano legittimamente dissentire dall'impostazione, anche perché la legge consente di scegliere, se la legge consente di scegliere tra la vaccinazione e la non vaccinazione, e quindi il Green Pass lo si può acquisire con il tampone, eccetera, eccetera. Allora lasciamo sereno, lasciamo aperto questo campo della discussione, la facendo dire agli scienziati quello che devono dire, alla politica quello che deve dire, e già che ci siamo non mischiamo scienza e industria perché non sono la stessa cosa. Che cosa dicono gli scienziati non è per forza identico con ciò che dicono gli addetti stampa delle case farmaceutiche. Questo è una chiosa che vorrei soltanto ricordare. Per quanto riguarda poi la validità del Green Pass fuori dal nostro ristrettissimo orticello italiano, vi posso dire che sono stata in Turchia giusto la settimana scorsa, il Green Pass neanche sanno che cos'è, ti chiedono il PCR, cioè il tampone molecolare, che è l'unica cosa che fa testo, dopodiché ti occorre per il volo aereo, quando è finito il volo aereo, basta, sei sul suolo di un paese che non è che non abbia avuto il Covid o non lo abbia dovuto gestire, però lascia... E sto parlando di un paese che non è un modello di democrazia. Tra l'altro. No, ma onorevole Pivetti, io le voglio anche fare una domanda e vorrei sottoporle sotto osservazione anche, insomma, con una lente di ingrandimento questa sera dal punto, e cioè, ma come mai in tutti i paesi europei di fianco al nostro, ma anche in Inghilterra, le restrizioni si sono così talmente rallentate che gli usi di dispositivi oramai sembrano un vecchio ricordo, le discoteche sono tutte aperte, in Italia sono chiuse, nel frattempo comunque i comizi sono gremiti di gente, sul treno a breve percorrenza possiamo utilizzare la mascherina e va bene, giusto, ma non il Green Pass, a lunga percorrenza sì, il Green Pass, ma non si capisce, c'è la confusione totale. Anche questa è una mezza ipocrisia, perché in realtà a lunga e breve percorrenza è obbligatorio il Green Pass se il treno ha la prenotazione, cioè se io da Milano vado a Bologna, 45 minuti di treno, ho bisogno del Green Pass, ma se con regionale vado da Milano a Reggio Calabria e sto nella stessa carrozza per 12 ore, 16 ore, non serve il Green Pass, perché poi la percorrenza è un modo di dire, in realtà è il treno con prenotazione o senza prenotazione. Non lo so, è chiaro che su questa operazione delicatissima e all'inizio senz'altro molto drammatica della pandemia, la sofferenza reale
che tanti pazienti hanno dovuto attraversare, si sono intrecciate tante inefficienze. Ci sono state inefficienze di gestione da parte dello Stato che hanno contribuito a creare l'allarme, a creare anche la gravità dell'impatto sanitario. Ci sono state delle incomprensibili, io spero che la storia farà giustizia di questo, delle incomprensibili direttive del Ministero della Salute che hanno contribuito a lasciare oscuro, nebbioso e quindi far sorgere legittimo sospetto nei profani come me, come forse lei, insomma come tanti cittadini, su che cosa ci potesse essere dietro, perché il Ministero della Salute doveva vietare le autopsie di fronte a una malattia che non si sapeva quale fosse, perché dovevano essere prescritte le trascrizioni di morte per Covid anche nel caso in cui il Covid non era la causa della morte ma poteva essere una delle concause, eccetera, eccetera. Ci sono delle direttive precise del Ministero della Salute che hanno concorso, diciamo come minimo, creare molta inquietudine e confusione. E poi ci si meraviglia se una quota della popolazione adesso esprime legittimamente il suo dissenso e la sua personale inquietudine. Ora, io voglio tutelarla la mia salute, voglio tutelare la salute dei miei familiari. Sarei pazza se non volessi fare delle scelte sanitarie sicure per me e per i miei cari, ma forse proprio perché non le ritengo sicure che comincio, se faccio delle domande e non ricevo delle risposte, insomma è chiaro che esito. Allora la vicequestore ha detto quello che lei legittimamente sentiva. Ci vogliono fare un procedimento disciplinare? Temo che se questa è la strada dovranno farne molti di procedimenti disciplinari, perché gente che si fa domande e pretende delle risposte comincia a essercene tante. A proposito di questo, ha visto quello che sta succedendo nelle ultime settimane in Italia, i Novax, ma anche tutti coloro che, come dire, no, non sono a favore della vaccinazione, in particolare però del Green Pass. Però l'ultima ora di qualche giorno fa e le ultime notizie che arrivano nell'ultima ora, la famosa protesta dei camionisti in tutta Italia proprio contro il Green Pass. La ricostruzione poi le chiederò in merito. Auto, furgone, vai, blocchiamo tutto. A4 direzione Bergamo. Si va piano e si crea disagio. Autostrada bloccata. Direzione Milano? Non sono riuscita a riprendere purtroppo all'inizio, ci sono i camion grandi, questa è la coda, ci sono 4 camion che si sono messi davanti, protestano, Green Pass c'è, fate girare il video, c'è. Tutto bloccato qua, è tutto bloccato. Bloccata, e andiamo. Allora, sono sempre in diretta con l'onorevole Pivetti. Onorevole, ha visto la protesta dei tanti camionisti in giro per l'Italia che stanno bloccando il nostro paese, ovviamente, per protestare contro il Green Pass? Sì, devo dire, tra l'altro, più corretta è la vostra indicazione di no Green Pass piuttosto che no Vax. No Vax, a parte la connotazione spregiativa che ha preso nel corso di queste settimane, di questi mesi, ma no Vax fa veramente di tutto un fagotto, perché è come se ci fossero delle persone che per un preconcetto rifiutano la cultura del vaccino e quindi la medicina moderna e quindi siano più propensi a cure sciamaniche piuttosto che a tutelare la propria salute e quella dei propri cari. No, Green Pass invece è più corretto, perché è chi si oppone, a partire da argomentazioni anche molto diverse, a una scelta politica che implica una riduzione sostanziale delle libertà personali ordinarie. Dico, la protesta dei camionisti ha avuto un certo risalto, anche perché i camionisti si sentono, pesano, ecco, sono vistosi. Sono rimasta invece un po' colpita, le dico, una circostanza del tutto fortuita. Io abito in centro, mi è abbastanza vicino al centro, una zona molto popolosa di negozi, che è Porta Venezia. E stavo letteralmente uscendo a fare la spesa, quindi una cosa, sento una manifestazione per strada, succede molto spesso, Corso Buenos Aires è una tipica arteria milanese da manifestazioni. Ho così intercettato, senza saperlo prima, una grande manifestazione di No Green Pass che era partita da Piazza del Duomo e che sarebbe arrivata fino a Piazzale Loreto. Erano, non so, io non sono un poliziotto, non saprei fare i conti, ma diciamo che da Porta Venezia, per chi conosce Milano, a Piazzale Lima, cioè una delle lunghe fermate del metrò, pieno zeppo il corso. Vogliamo dire 100, 200 mila persone, una cosa così perlomeno.
E dico, caspita, li ho seguiti per un po' perché c'erano mamme, bambini, persone le più varie, studenti, molte persone, devo dire, con i capelli bianchi, gente anche della mia età, eccetera. Altro, ero curiosa, insomma, e sentivo gridare di tutto, non c'era un simbolo di partito, non c'era un leader, non c'era un megafono, niente, era gente veramente arrabbiata che diceva la sua. È uscita un'unica parolaccia, come quelle tipiche che escono nelle manifestazioni all'indirizzo dei politici famosi, per capirci, però era per lo più libertà, libertà, questa era la vera parola d'ordine. Allora, dicevo, vabbè, stasera al telegiornale scoprirò che cos'era questa manifestazione. Il telegiornale non ne ha fatto menzione, chiaro che non c'è l'obbligo di farne menzione, ma siccome si parlava della manifestazione dei Green, come si chiama, quegli ecologisti, che c'era stata a Milano nello stesso pomeriggio, e in quel caso erano una decina di migliaia di persone, diciamo così che tanto che c'eri nel servizio ci potevi mettere, e nel frattempo a Milano c'era anche la manifestazione di non Tra l'altro con 100-200 mila persone, tra l'altro. No, era veramente una massa enorme, tant'è che c'era la gente che stava facendo le spese nei negozi, perché è una zona commerciale, diceva, questi non finiscono mai, ma qualcuno era pure scocciato, come per esempio per le autostrade, no? Perché dice, insomma, non si riesce a camminare. Allora, questi aspetti mi inquietano, perché io non ho mai visto una manifestazione che non avesse le cosiddette truppe calmellate, no? Della Prima Repubblica, e cioè i pullman mandati dai sindacati, ma molto spontanea, di queste proporzioni, e che non meritasse l'attenzione dei media. Io dico, ma com'è possibile? Allora è di fronte a queste cose che la gente si interroga. Perché mi devo fare un vaccino? Perché mi devo, chiamiamolo vaccino, ma insomma, perché mi devo inoculare quella sostanza che tu mi dici che mi fa bene alla salute, se poi non mi rispondi alle domande, se poi non dai notizia nemmeno di quelli che protestano, il dubbio, diciamo così, è legittimo. Allora, augurandoci di essere tutti un giorno, non dico pro Green Pass, ma tutti felicemente, serenamente sani e a posto di superare questa emergenza, ma io credo che assolutamente dobbiamo uscire da questa impostazione politica stravolta, non degna della dignità che l'Italia ha sempre comunque avuto anche nei momenti di difficoltà, perché un conto è il senso civico, anzi, proprio perché abbiamo senso civico, abbiamo l'orgoglioso senso della nostra cittadinanza e anche del contribuire al meglio al bene comune, e non possiamo però accettare questo tipo di situazione che invece è tutta costruita sui luoghi comuni, che è tutta un'altra storia. Ah, il non vaccinato è contagioso e l'altro non è contagioso, ma quando è Fauci che dice che la carica virale del vaccinato e del non vaccinato è identica, lo dice Fauci, video che abbiamo visto tutti quanti, penso io, su YouTube, eccetera, ma insomma, non mi sembrava una colomba, mi sembrava un falco del vaccino, Fauci, se lui lo dice. Sono d'accordo con lei. Allora, io poi forse perché non ho mai smesso di essere un adolescente, bastian contrario in questo senso, ma quando io sento una cappa troppo uniforme mi viene voglia di scalfire questa crosta e di cercare di capire che cosa c'è dietro, perché io sento puzza di bruciato sempre in questi casi. Onorevole Pivetti, grazie davvero per avermi raggiunta in diretta questa sera, grazie davvero perché fare il punto con lei è davvero indispensabile. Grazie ancora per essere stata con me grazie questa sera. A voi. Grazie davvero. Grazie davvero all'onorevole Pivetti, l'ex presidente della Camera. Come vedete, i grandi protagonisti che mi raggiungono nella parte, come dire, proprio di anticipo, la copertina. Tra poco entrerò nell'anteprima e vi presenterò tutti gli ospiti, molti consiglieri regionali che mi stanno per raggiungere, perché stiamo per aprire il varco invece dello sportello delle tante problematiche di voi cittadini. Una manciata di minuti, a tra poco. Buonasera, buonasera a tutti, eccoci. Siamo pronti per partire con una nuova puntata del Punto. Subito, grazie dalla regia, grazie a Paolo, il nostro regista, voglio subito mostrarvi le indicazioni di tutti gli indirizzi con il quale potete interagire con noi, ma soprattutto se avete bisogno di raccontare la vostra storia, la vostra testimonianza, non abbiate paura e timore, fatelo, perché noi accenderemo i riflettori come spesso facciamo al Punto. Inoltre voglio ricordarvi per seguirci sui social hashtag il punto 5, perché questa è la quinta puntata, 3 ore insieme, faremo una lunga maratona e soprattutto, sapete, l'incontro fra i cittadini ma anche tante istituzioni, tanti politici che tra poco mi stanno per raggiungere in esclusiva al Punto. Fiducia l'invito, però noi non possiamo entrare. Qui al Calaporto, al Fly, questa sera i giornalisti non sono ben accetti. Sono
corso della quale è stato fatto il punto sullo stato di attuazione del numero e anche sulle sedi operative, che saranno tre: una a Foggia, una a Modugno nel Barese e una in provincia di Lecce. Per martedì era prevista la discussione in aula di una seconda versione della legge, con la sola differenza che questa volta la copertura economica era prevista. Vorrei che da un giorno all'altro Paolo non ci fosse più. Paolo ha 15 mesi ed è affetto da SMA di tipo 1. A un mese di vita i suoi genitori Francesca e Domenico si accorgono che qualcosa non va. Non usa a mezzi termini il capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale Ignazio Zullo. Chissà quale sarà il destino della Fiera del Levante, si chiede aprendo una singolare conferenza stampa del partito di opposizione realizzata in quello che avrebbe dovuto essere il giorno dell'inaugurazione dell'85esima Fiera del Levante. All'ospedale ci diedero 2 ore di vita per mia moglie. Difficilmente Osvaldo potrà dimenticare il 23 dicembre del 2019. Da quell'arresto cardiaco la sua amata moglie Rossinella, così come la chiamano a casa, è in un letto d'ospedale. Ieri un incendio è divampato nell'accampamento di Borgo Mezzanone, presso l'insediamento a pochi chilometri da Foggia, che ospita centinaia di migranti. Direttamente dal cellulare di uno studente, che mostra all'interno del bus di linea, le norme anti-Covid impongono capienza massima all'80% dei posti a disposizione. Qua probabilmente si è arrivati al 120% e oltre. Quelli erano giornalisti, voi siete solo servi del potere, punto. Quindi loro sapevano benissimo di dover entrare per il tempo determinato legato all'emergenza Covid. Quindi loro vogliono fare una cosa che non è legale. Il pasticcio del maxi concorso finisce in procura. I nostri titoli sono validi. Abbiamo perso il treno della vita dopo tanti sacrifici e chiediamo solo giustizia. Nel mese di aprile, pazienza, devo fare 150 ore. Ne ho fatte 147 perché ho un credito di monte orario che mi porto da gennaio, perché durante il periodo Covid, durante tutto quello che è successo, tutti quanti i dipendenti sono in positivo, un credito di ore. Quando ho preso la busta paga sono rimasto un pochettino sbalordito, perché in pratica l'amministrazione, invece di pagare tutte le ore, ci ha pagato la metà. Permesso di soggiorno ce l'hai? La casa è un diritto e non si tocca! La casa è un diritto e non si tocca! E con quel cambio di nome a quel nostro parco, che deve tornare a essere quel parco Mussolini che è sempre stato, ecco. Stavano le dimissioni di Durigon. Ma per che cosa? Per la tua inchiesta? Dichiarazioni che hanno scatenato polemiche e reazioni immediate. Il Dipartimento ha aperto nei suoi confronti un'azione disciplinare. Bergamo! Si va piano e si crea disagio. E allora, avete visto un menù davvero molto molto ricco. Questa sera ci occuperemo veramente di tante e tante tematiche. La scorsa settimana ho avuto il piacere di raccontare una storia davvero molto toccante, la storia di un bambino affetto da SMA, ma non è il solo, perché purtroppo questa problematica riguarda diversi bambini del nostro territorio, della Puglia. Sapete che il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, finalmente, grazie anche all'aiuto dell'AIFA, ha messo a disposizione, no, la possibilità di avere, no, il famoso farmaco che aiuterebbe questi bambini. Ma il vero problema è che bisogna trovare un neurologo che sia, come dire, in grado di prendersi la responsabilità, ovviamente, di somministrare questo farmaco. Dopo il grido d'allarme di una mamma a San Ferdinando di Puglia, questa sera abbiamo un altro grido d'allarme, un altro appello di un'altra mamma, la mamma di Paolo, in provincia di Bari, a Valenzano. Andremo proprio lì, tra poco mi collegherò. E allora vi mostro un pezzettino del grido d'appello di questa mamma, che questa sera interverrà in diretta con me. Lui già non regge il capo, non sta seduto, non muove le gambe, muove solamente le braccia e un po' la testa, quindi non vorrei che da un giorno all'altro Paolo non ci fosse più. Ho aperto appunto una raccolta fondi anche per cercare di fare questo farmaco. Abbiamo tutti interpellato la regione, ma non abbiamo avuto ancora nessuna risposta, perché se mio figlio riesce a stare meglio, io lo devo provare in tutti i modi. Bene, questo è l'appello di questa mamma, che questa sera arriverà proprio con me qui in collegamento, perché mi racconterà più da vicino questa problematica, e io voglio essere fianco a fianco a queste mamme
perché hanno bisogno del nostro supporto. Non è soltanto questa la storia che io mi occuperò questa sera, mi occuperò anche di un'altra richiesta. C'è il signore Osvaldo. Tra poco ho inviato una mia giornalista in uno dei nostri studi, in una delle nostre redazioni, perché sta per incontrare lì proprio a Taranto Osvaldo. Osvaldo ha sua moglie ricoverata presso l'ospedale di Taranto e c'è una problematica molto, molto seria che vi voglio riassumere in questo spot. Mia moglie, loro dicono che è vegetativo, però non è così, perché mia moglie, io ho i filmati di mia moglie, che ci risponde, cioè conosce, scandisce tutte le parole ognuno di noi. Io non vivo più, la mia vita non esiste più. La mia vita esiste solo per mia moglie. Ne sto menzionando. Una leonessa, ce la farà, con l'aiuto di tutti. Grazie, grazie, grazie. Confido in tutti. Bene, avete visto il grido, l'appello che questa sera il signor Osvaldo farà proprio in diretta. Tra poco lo stiamo per raggiungere con una delle mie giornaliste, proprio lì a Taranto andremo a capire bene questa vicenda. E allora sono pronta per entrare nel vivo di questa puntata numero 5, vado a presentarvi i miei ospiti e li ringrazio per aver accettato il mio invito. Parto dal Partito Democratico, eccolo qui, il consigliere regionale Fabiano Amati. Buonasera, ben ritrovato. Buonasera, grazie a voi. Da quest'altra parte, all'opposizione con Fratelli d'Italia, lo ringrazio, Ignazio Zullo, eccolo qui. Buonasera, grazie, grazie per l'invito. Ringrazio anche il dottor Stefano Conte, ben ritrovato. Buonasera Manila, buonasera a tutti i telespettatori. Da Forza Italia, un altro consigliere regionale, lo ringrazio, Paride Mazzotta, eccolo qui. Buonasera, un saluto a voi. Ben arrivato al mio collega Gianmarco Sassolino. Buonasera Manila, buonasera ai telespettatori. Sempre dal centro-destra, ringrazio con noi Francesca Ferri. Grazie, grazie per l'invito Manila. Dovrei avere in collegamento, per favore, apritemi l'audio, lo vado a salutare. Bentornato ad un altro mio collega, Francesco Zagaria. Bentrovata Manila. Grazie, allora siamo pronti tutti per iniziare a fare il punto. Da dove partiamo? Partiamo dall'inchiesta che la scorsa settimana ho trattato. Vi ricordate? Polignano a mare. Polignano a mare, io mi sono trovata per caso e ho partecipato indirettamente ad un party, quel party che era stato presentato come una festa privata, ma in realtà tutto era tranne che un party privato. La ricostruzione. Ma perché non si può entrare? Perché è privato. In che senso è privato? È un locale. Ah, ma dico, giù non si può andare? Sì, nella spiaggia. No, nel locale a bere... Il locale è chiuso, aspettate, è una festa privata. Ah, è una festa privata. Le fiducia l'invito, però noi non possiamo entrare. Qui al Calaporto, al Fly, questa sera, i giornalisti non sono ben accetti. Come vedete, nessuno porta la mascherina. Tutti entrano. Lei ce l'ha il pass per entrare a questa serata? No. Ah, come no? Cioè lei non ha l'invito, nessuno ha l'invito per entrare qui. No, non serve. L'invito non serve, non serve l'invito. I concerti sono patetiche, regole patetiche. Perché dentro il concerto ti devi comportare in una certa maniera, poi esci fuori dal recinto e fai il cazzo che ti pare, e allora non va bene. Lei non ha chiesto il Green Pass e lei ha detto a queste persone, le ho registrato quello che lei ha detto, se vi faccio entrare il proprietario si arrabbia, sono le sue parole. Mi deve chiamare il proprietario gentilmente, posso parlare col proprietario? Sta portando un danno a noi come locale, assurdo. Siamo... oltre il limite consentito. No, lei è un maleducato. Allora, questa è la ricostruzione, ma soprattutto abbiamo aggiunto dei particolari. Avete visto, a un certo punto chiedo all'organizzatore di voler parlare ovviamente col proprietario. Il proprietario, tra l'altro, si avvicina all'organizzatore e no, dice proprio, mi state rovinando la serata, il locale, l'immagine, quindi c'è qualcosa che non torna fra l'organizzatore che ha preso in affitto quella serata rispetto alle parole del proprietario.
sapete la ricostruzione, no? Non sono riuscita a come dire, immortalare alcune battute con il cantante Salmo, perché quando sono intervenuta io ovviamente lo hanno fatto uscire dal retro e la serata è stata sospesa, perché ho chiamato ovviamente le forze dell'ordine. Voglio ringraziare il comando della compagnia di Monopoli e anche quella di Polignano a Mare, soprattutto perché sono stata sentita anche per l'acquisizione di tutti i filmati e del mio reportage dell'inchiesta, quindi la magistratura sta indagando per accertare le responsabilità, perché quello era un attentato alla salute pubblica. Lì c'erano oltre 1.000-1.500 ragazzi, tutti senza mascherina, a nessuno gli era stato chiesto il Green Pass, né tantomeno un tampone. Come avete sentito, il particolare di oggi è che l'organizzatore dice: abbiamo superato il limite consentito. Beh, questo è una mancanza di rispetto nei confronti di una comunità e soprattutto dell'emergenza. Ne parlo subito con il consigliere Fabiano Amati. È evidente, il limite consentito che è stato superato è quello dell'intelligenza, nel senso che queste attività sono prive di intelligenza, perché si trasformano in una bomba ad orologeria, ad una fabbrica di contagio. Peraltro, in quelle proporzioni è chiaro che si diventano, i corpi umani diventano delle fabbriche di varianti, e quindi non esiste ragionevolmente nessuna possibilità che si possa quindi violare in quel modo le regole di contenimento. Cioè, come ha detto lei, un attentato alla salute pubblica, che lei giustamente sta mettendo in evidenza, non tanto per, immagino, aspetti punitivi che appartengono alle autorità, ma quantomeno per educazione, perché qui manca proprio il senso dell'educazione nel rapportarsi a questo problema immenso, a questa tragedia immensa che abbiamo. Anche perché, Zullo, io ne parlo come diretta testimone, e i miei telespettatori, che sono veramente tantissimi, oltre 1 milione di persone che ci seguono, no? In tutta la nostra Puglia, ma siamo anche uno sguardo nel resto d'Italia, io ci sono passata. Cioè, io sono una persona giovanissima, 38 anni, sono stata colpita marzo scorso dal Covid, ho fatto la terapia intensiva, non ho nessuna patologia. Io non ero lì perché volevo dar fastidio, magari i ragazzi hanno pensato che ero lì per fare uno sfregio a qualcuno. Io ero lì perché io, da quell'ospedale terribile, con quella malattia dove avevo paura di morire, ci sono passata, e mi faceva rabbia. Rabbia non perché non mi volevano far entrare, perché mi avevano riconosciuta come la giornalista che smaschera le questioni che non funzionano nel nostro territorio. Io ero lì come la diretta interessata di una cosa che ho provato sulla mia pelle. E a vedere quando le ambulanze arrivavano nel periodo della seconda e della terza ondata, dove non c'erano posti nei pronto soccorsi, e ce la prendevamo sicuramente con una sanità che probabilmente ha fatto anche un po' di errori. Però se la comunità non ci aiuta, il problema non si risolve. C'è poco da aggiungere, non una parola: l'incoscienza. È chiaro che siamo di fronte a comportamenti che non possono essere tollerati, fuori dalle regole, fuori dal senso della misura, forse fuori dal senso della legalità, fuori dal senso della coscienza. Chiaramente sono comportamenti da condannare. E anch'io devo ringraziare le forze dell'ordine della Puglia. Questo non è avvenuto nel party che si è fatto nel Lazio. Siamo nella stessa storia. Qui c'è stata un insieme di forze dell'ordine che hanno ripristinato la legalità, là invece qualcosa è andato storto. Anzi, sembra che sia stato favorito dall'inerzia delle forze dell'ordine. Paride Mazzotta. Sì, è evidente, c'è stata un'irresponsabilità totale su questa vicenda, in quanto anch'io ho avuto dei miei familiari stretti che purtroppo sono stati colpiti dal Covid, che hanno passato purtroppo dei periodi in ospedale, quindi posso ben riconoscere il pericolo che si va incontro. Chiaramente chi organizza queste feste, non so se era una villa privata, un terreno comunale, se ci sono stati. Era un locale abbastanza conosciuto, tra l'altro, della comunità di Polignano a Mare, quindi è un locale anche molto conosciuto, però che non poteva ospitare quel numero di persone, perché lì erano arrivate veramente un numero abbastanza importante di ragazzi, quindi quel locale non poteva contenere, sia per la materia anti-Covid, un numero di persone, ma era veramente un numero allucinante. Voi, perché c'era sicuramente la partecipazione del cantante, però comunque dovevano prendere delle misure assolutamente di sicurezza. Lì quella sera non c'era assolutamente nessuna sicurezza. Certamente qualcuno si dovrebbe prendere responsabilità, prima di tutto morali e poi chiaramente di altra natura.
Certamente in questo momento dove noi stiamo cercando di uscire da un incubo, perché questo Covid purtroppo è stato un incubo per tutti noi, non si possono, non ci possiamo permettere di fare tali azioni e non, dobbiamo cercare uniti di denunciare come ha fatto lei, perché questa è veramente un'azione di responsabilità totale. Francesco Zagaria, tu spesso proprio nel territorio dove ti occupi, proprio lì nella BAT, quest'estate hai raccontato tante di queste situazioni. È vero che da una parte c'è la volontà di tornare ovviamente a condurre una vita normale, però c'è anche un non controllo della sicurezza, siamo ancora in piena emergenza. Ma noi dobbiamo essere coerenti, siamo stati sempre per la ripartenza, ma non è questa la giusta ripartenza, c'è tanta gente che sta continuando a rinunciare a degli eventi, qui abbiamo degli amministratori pubblici, sicuramente conosceranno tanti sindaci del territorio, di eventi se ne sono organizzati quest'estate e purtroppo si è dovuta scontentare tantissima gente, mi riferisco ad esempio ai concerti di Big del panorama insomma nazionale. Questo ha significato rinunciare a tantissime persone che volevano tornare ad una vita normale. Poi lo schiaffo ti arriva quando vedi queste immagini di gente che se ne frega altamente di quelle che sono le regole che si devono continuare a rispettare e soprattutto non bisogna abbassare la guardia perché non siamo ancora fuori dalla pandemia. Ne approfitto con la presenza dei consiglieri regionali perché dobbiamo parlare di un argomento molto importante e cioè il famoso numero per l'emergenza, il numero 112. Questa è la novità che arriva dalla Regione Puglia, come funzionerà ce lo spiegheranno loro, ma abbiamo una ricostruzione, partiamo in questo modo. Attivo entro i primi mesi del prossimo anno il numero unico europeo di emergenza 112 a cui pugliesi potranno chiamare per segnalare situazioni di urgenza o criticità. La data di attivazione per la Puglia è stata riferita a margine della riunione che si è svolta in prefettura Bari, nel corso della quale è stato fatto il punto sullo stato di attuazione del numero e anche sulle sedi operative che saranno tre, una a Foggia, una a Modugno nel Barese e una in provincia di Lecce. Entro i primi mesi del 2022 la Puglia avrà il numero unico dell'emergenza, che significa che facendo il numero 112 il cittadino potrà accedere immediatamente sia alle prestazioni sanitarie sia alle chiamate di sicurezza per l'emergenza di ordine pubblico, quindi quello che attualmente sono il 112 e il 113. Alle chiamate di sicurezza per l'emergenza di ordine pubblico, quindi quello che attualmente sono il 112 e il 113. E allora vado subito a chiederlo al consigliere dal PD Fabiano Amati, come funzionerà finalmente il 112 per la Regione Puglia per l'emergenza? Ma è una grande semplificazione, un obiettivo che si prova a raggiungere da tanti anni, peraltro anche su impulso dell'Unione Europea. Molte buone riforme sono avvenute in Italia grazie all'impulso dell'Unione Europea, per esempio una è questa, il codice di emergenza, che peraltro si connette anche alla dimensione emergenziale di tipo continentale, cioè di tipo europeo. Oggi lei deve pensare che nei comuni di confine, tra una provincia e l'altra, dove varia il prefisso telefonico, che ne so, le faccio un esempio, 080-0831, se lei chiama il 118 è probabile che si aggancia ad una centrale operativa diversa, quella contigua, per cui ci si mette in attesa e magari poi bisogna, quando risponde l'operatore, indirizzarle alla centrale operativa della a provincia di appartenenza. Insomma, una gran confusione. Peraltro ogni emergenza si porta dietro anche il carico di una intersettorialità, perché, che ne so, un incendio produce anche rischio per le persone, produce anche rischio per la sicurezza. Quindi questa conoscenza unica e questa possibilità di diramare i soccorsi attraverso tutti i rami dell'amministrazione statale mi sembra una grande novità. Secondo me arriva un po' tardi perché purtroppo rispetto all'innovazione facciamo molta fatica, cioè l'amministrazione pubblica non è accordata con i tempi della tecnologia e questo è il problema dei nostri tempi. Non è una grande conquista fatta ora, perché
nel senso che è una grande conquista, ma avviene, come diceva il collega, in ritardo. Allora, il problema è questo: quando c'è un'emergenza, l'emergenza deve essere affrontata da più aspetti. Non è solo una questione sanitaria, non è solo una questione di ordine pubblico, per cui l'Europa aveva chiamato gli Stati membri a istituire questo numero unico. Arriviamo ora, però il problema non è solo dire dai primi mesi del 2022 avremo il numero unico. Il problema è come si informa la gente, come si educa la gente, perché quando fai una chiamata devi spiegare bene cosa succede e quali sono diciamo i tratti dell'emergenza, per poter capire chi deve intervenire, quando si deve intervenire, come si deve intervenire e così via. Per cui io penso che è una grande conquista, ma aspettiamo a dirlo. Aspettiamo di vedere come sarà organizzato il tutto, come queste centrali operative saranno coordinate tra di loro e coordineranno tutte le forze che intervengono in un'emergenza, e poi dobbiamo capire quello che succede, anche perché questo numero unico è unico in Europa, per cui averlo in Puglia e non averlo per esempio in Basilicata non va bene. Ci deve essere un coordinamento che deve mettere in sintonia, in sincronia la Puglia con il resto d'Italia e con l'Europa. Allora, dovrei avere, grazie dalla regia, in collegamento Francesca. Francesca è la mamma di Paolo. Sono lì collegata con Valenzano in provincia di Bari. Francesca, grazie per aver accettato il mio invito. Eccoci qua. Grazie a voi, buonasera a tutti. Allora Francesca, io già la scorsa settimana mi sono occupata, ho mostrato delle immagini della storia di Paolo, ma anche la storia di Marco, della mamma Marica da San Ferdinando di Puglia. Due mamme unite dal dolore, perché di questo stiamo parlando, di questi bambini, del tuo piccolo Paolo, che ha assolutamente bisogno di essere somministrato questo, chiamerei, benedetto farmaco. Esatto, è passato già troppo tempo. Sinceramente Paolo venerdì ha fatto 2 anni. Quindi la possibilità di andare in America ormai non c'è più. Io spero tanto che al più presto arriva la chiamata di un medico dove mi dice portami il tuo bambino e facciamo questo farmaco. Io è passato già quasi 1 mese da quando AIFA ha deliberato, diciamo, dicendo che non ci sono problemi perché i bambini con l'attracco possono farlo. Però ad oggi, ahimè, non c'è stata ancora nessuna chiamata di nessun medico. Ovviamente, Francesca, grazie anche al punto, al lavoro che sto portando avanti, accendere i riflettori e quindi sensibilizzare l'opinione pubblica è fondamentale. Io non vi abbandono, non vi abbandono per l'amore di questi bambini e anche per i vostri gridi di allarme. E sto lavorando per voi perché stiamo sensibilizzando l'opinione pubblica e stiamo cercando di trovare questo neurologo. Per tutta la settimana abbiamo fatto un grande lavoro con la redazione e vi porteremo notizie. Io ti chiedo di congelarti per un secondo, fermati lì perché tra poco voglio mostrare delle immagini davvero tenerissime di Paolo, grazie anche al consenso che ci hai offerto. Rimani lì perché tra poco torniamo sulla tua storia. Adesso torno in studio perché voglio utilizzare nuovamente la presenza dei consiglieri regionali sulla famosa questione del trattamento di fine mandato. E allora, come è andata a finire? Ora ci porteranno le ultime, la ricostruzione dei nostri giornalisti e poi finalmente capiremo come sta la situazione. Sulla liquidazione ai consiglieri regionali è arrivato oggi il dietrofront di pressoché tutti i partiti rappresentati nell'aula di Via Gentile. Numerosi si susseguono in queste ore i comunicati stampa per annunciare che domani sarà votata l'abrogazione della legge che, senza discussione in consiglio e senza copertura economica, è stata approvata il 27 luglio scorso, nell'ultima seduta utile prima delle vacanze agostane. Tutti sembrano essere stati messi d'accordo dalla sollevazione popolare che è seguita a quel tentativo di ripristinare il privilegio in maniera quasi clandestina. La riunione tenuta questa mattina, a cui ha preso parte anche il presidente Michele Emiliano, ha deciso di cancellare quell'obbrobrio. Tratto comune nelle parole che si leggono in queste ore da parte della politica regionale di inopportuno e in alcuni casi contraddittorio, altrettanto chiaro.
Per martedì era prevista la discussione in aula di una seconda versione della legge, con la sola differenza che questa volta la copertura economica era prevista. C'è voluto l'intervento di Emiliano e del segretario nazionale del PD Letta, nonché le parole del leader del Movimento 5 Stelle Conte, per indurre a più miti consigli la maggioranza di centrosinistra, cui si sono immediatamente adeguati tutti gli altri partiti e movimenti, anche di centrodestra. E allora faccio subito il punto con Forza Italia, con Mazzotta. Ma è strano che sulla vicenda sia intervenuto Letta, segretario del PD, quando all'interno del Parlamento tutti percepiscono il trattamento di fine mandato. Quindi è strano che questa vicenda non sia andata alla ribalta nazionale per ragionare un po' su quello che è lo scenario nazionale, perché non dimentichiamo che il TFM ad oggi lo prendono in diverse regioni italiane, quasi tutte, lo prendono i parlamentari, lo prendono i sindaci e i presidenti delle province. Quindi secondo me era un discorso un po' più ampio, poi si è però tenuta, diciamo, l'attenzione sulla Puglia, perché chiaramente la Puglia lo aveva, il Consiglio regionale pugliese lo aveva reintrodotto. Però è un discorso che andrebbe affrontato su base nazionale. Diciamo che quello che ha fatto discutere ovviamente Mazzotta era non tanto la reintroduzione di questa, no, ma quanto il fatto che comunque si voleva andare in maniera retroattiva, addirittura partendo dal 2013. Quindi insomma si sono fatte un po' di domande, e cioè, possibile che una questione di questo genere, no, Sassolino, dovevamo andare a... Anche come la dire, modalità, perché quasi si è voluta nascondere in qualche modo, almeno questa è l'immagine che è passata nella gente, perché sostanzialmente sfruttare l'ultima seduta prima di queste vacanze, come abbiamo ascoltato, e poi farlo in piena estate, insomma, ha posto un po' di interrogativi, anche se sarò impopolare nel dirlo, ma come diceva il nostro rappresentante politico, è evidente che tutto sommato si tratti di una situazione assolutamente legittima, ma anzi forse doverosa per chi ha lavorato per il territorio come i consiglieri regionali. Però forse la modalità, ecco, poteva essere differente, ma di questo si è discusso già negli ultimi mesi. Vedremo adesso come si evolverà, anche perché, Manila, ti lancio un aspetto da analizzare. Letta ed altri personaggi di caratura nazionale della nostra politica guardano con attenzione alla Puglia. Sarà forse perché lo stesso Emiliano ha posto delle particolari differenziazioni nel farsi in qualche modo sostenere anche nelle diverse competizioni elettorali, partiamo dalle amministrative, ma poi tanto altro, andando fino alle politiche. Oggettivamente abbiamo visto un Emiliano Amati anche abbastanza, come dire, pro Salvini, no? Salvini che è arrivato in Puglia, Emiliano che insomma ha, come dire, rintonato una simpatia, come dire, abbastanza pubblica. Questo è per avere, come dire, un consenso, una strategia delle larghe intese, o semplicemente, come dire, no, una stima fra politici? Ma io non ho esperienza sul teatro della politica, mi occupo dei fatti. Mi volete parlare del trattamento di fine mandato? È abrogato, io lavoro ugualmente. L'altro giorno ho presentato una proposta di legge con la quale, in grande ritardo, la Puglia dovrebbe inserire i test genetici per le donne malate di tumore al seno, quindi superando un grande ritardo, per cui la chemioterapia a volte fa addirittura male. Ecco perché è importante fare questi test. L'indomani mi aspettavo, come dire, una campagna di informazione maggiore rispetto a quella del TFM, titoli di apertura, indagini complesse, specialisti. Insomma, mi aspettavo un gran coro per dire: ah, ragazzi, ma meno male, finalmente, che questo... Invece nulla, tranne Antenna Sud, un servizio, nulla, nulla. Ora io, anche senza trattamento di fine mandato, continuo a lavorare su queste cose. Quindi sulla manovra della politica non sono l'esperto giusto. Probabilmente, probabilmente Francesco sta parlando. Non so, posso sì, no, semplicemente sul trattamento e sull'oggetto dell'azione politica che è stata deliberata a livello regionale non si mette in discussione, perché la dignità a un consigliere regionale, a una giunta o un presidente che esercita in maniera compiuta e costante l'attività, il trattamento è giusto e legittimo. Si entra nel merito della disquisizione. Intanto, se una delibera di questa fatta può essere retrattiva, io dal punto di vista normativo non conosco che possa avere effetti retroattivi sul punto proprio dell'efficacia. Non solo, e in un bilancio di previsione occorre che il bilancio preveda anche questo importo, per cui probabilmente se fosse stato un provvedimento politico imbastito in maniera ragionevole e soprattutto condivisa
con la maggioranza, questi risultati così caotici, destabilizzanti, un attimo solo, da tanto da far attirare l'attenzione rispetto al suo provvedimento delle reti mediatiche, avrebbe dovuto avere Emiliano maggiore ragguaglio. Quindi è lo stile. Ottimo, abrogato. Ce riparliamone, tutti... ottimo, riparliamone, no, perché bisogna andare avanti per dare dignità alla politica. Qui si mette invece al centro la incapacità o capacità del provvedimento. Ottimo, andiamo avanti. Volevo dire... Mi fate dire un attimo solo che ci ha amati, Francesco, aspetta che risponde alla Ferri, poi vengo da te. Ottimo, abrogato, non c'è, ce l'hanno tutti tranne i pugliesi. Ora a metà agosto io convoco una commissione con un professore di Boston, dell'ospedale pediatrico di Boston, per il caso di Paolo. Dicono che si può somministrare. Io non ho visto una campagna, ripeto, tranne Antenna, una campagna notevole, imponente per la vita di questo bambino. In particolare, amati, quello che facciamo noi, ovviamente con tutta l'azienda, ma con il punto soprattutto, perché io ho preso a cuore queste storie. Io vi sto ringraziando. E sono contenta che tu lo dica, perché questo per noi è fondamentale. La maggior parte della classe politica non sa cos'è la SMA. La maggior parte della classe politica non sa cosa sono i motoneuroni, perché si spengono e perché si fa la terapia genica. Io faccio politica perché sono animato da una grande passione, potrebbero anche darmi zero perché ho un mestiere e grazie a Dio riesco a campare con il mestiere. Quella storia è una storia di dignità della politica, rendendola pari a quelle delle altre regioni, del Parlamento, dei sindaci, ok, è abrogato. Ora vogliamo parlare di cose, di fatti? Se mi consente, mi sembrano molto più importanti. Lei ha ragione, io le do ragione, sono d'accordo con lei. Tutti i consigli regionali italiani, credo alcuni anche in misura maggiore, hanno il trattamento di fine mandato. È previsto dal punto di vista costituzionale la richiesta di retroattività di questo trattamento. Certamente dal punto di vista giuridico può essere autorizzato ed è consentito. Dal punto di vista etico e morale, io se fossi stato io al posto dei consiglieri regionali, se mi spettava di diritto questo trattamento, magari lo avrei devoluto alla ricerca scientifica o alle famiglie che affrontano quei drammi che abbiamo visto prima di malattie rare e proprio perché non è necessario colpevolizzare e strumentalizzare questi episodi previsti dalla legge, piuttosto è necessario, come diceva lei, selezionare magari meglio la classe politica, perché chi si trova a sedere sullo scranno di un consiglio regionale sia dotato di conoscenze, competenze e capacità adeguate a rivestire quel ruolo e che magari conosca che cos'è l'atrofia muscolare spinale, che cosa sono i motoneuroni, proprio per avere, oltre alla sensibilità umana e alla proattività dell'azione politica, anche una conoscenza scientifica minima necessaria alla piena comprensione di questi drammi. Ad ogni modo io non voglio colpevolizzare questi trattamenti che hanno tutte le altre regioni, anzi alcuni consigli regionali hanno dei trattamenti ancora più alti, in alcuni casi quasi raddoppiati rispetto a quelli della Puglia. Io trovo che se un consigliere regionale debba percepire il trattamento di fine mandato, che lo percepisca. Poi magari spetterà alla sensibilità e alla nobiltà d'animo di ciascuno di loro utilizzare nel miglior modo possibile. Uno di questi può essere sostenere le tantissime persone in difficoltà economica oppure quelle famiglie che hanno quei gravi problemi di malattie rare. Bene, e allora... sto per andare lì proprio a Valenzano, perché finalmente voglio accogliere l'appello di Francesca, la mamma di Paolo. Una manciata di minuti e finalmente conosceremo da vicino la storia di Paolo. A tra poco. Eccoci, ritrovati. Siamo sempre qui in diretta, stiamo facendo il punto questa sera, hashtag il punto 5 per seguirci sui social. Abbiamo congelato per qualche minuto Francesca, la mamma del piccolo Paolo, perché sono in collegamento proprio lì a Valenzano, in provincia di Bari. Francesca, torno da te perché meriti di avere lo spazio giusto e voglio farlo grazie anche alla presenza dei tanti consiglieri regionali che mi hanno raggiunto quest'oggi in esclusiva. E allora, eccola qui, Francesca. Buonasera.
Allora, tra poco, grazie Paolo, volevo vedere Francesca. Allora Francesca, tra poco io sto per far ascoltare la storia di Paolo, perché così anche i telespettatori, ma anche i tanti medici, i neurologi che sono all'ascolto questa sera, possono darci una mano, come faranno sicuramente i nostri politici. Allora, partiamo con la ricostruzione della storia del piccolo Paolo. Lui già non regge il capo, non sta seduto, non muove le gambe, muove solamente le braccia e un po' la testa, quindi non vorrei che da un giorno all'altro Paolo non ci fosse più. Paolo ha 15 mesi ed è affetto da SMA di tipo 1. A un mese di vita i suoi genitori Francesca e Domenico si accorgono che qualcosa non va e dopo mesi in ospedale tra terapie intensive e vari reparti gli viene eseguita una tracheotomia in quanto era quasi impossibile intubarlo. Paolo adesso respira attraverso un respiratore che lavora giorno e notte. Ogni 4 mesi gli viene somministrata l'unica cura alla quale può essere sottoposto in Italia, ma non quella che metterebbe fine a questa malattia, lo Zolgensma, per il quale però servono 2 milioni di dollari. Ho aperto appunto una raccolta fondi anche per cercare di fare questo farmaco. Abbiamo tutti interpellato la regione, ma non abbiamo avuto ancora nessuna risposta. Ogni giorno 5 ore di infermieri, 2 ore di OS, fisioterapia tutti i giorni. Non lo sanno perché comunque Paolo diciamo che è uno dei più piccoli, quindi stanno vedendo su di lui veramente quanto potrà vivere e in che maniera, perché se mio figlio riesce a stare meglio io lo devo provare in tutti i modi. E allora apritemi l'audio, vado proprio lì a Valenzano in provincia di Bari dove sono collegata con Francesca. Questa storia ovviamente Francesca colpisce la sensibilità di ognuno di noi, sono immagini forti, grazie per avercele concesse perché è fondamentale, sai io tutelo sempre i bambini, ma in questo caso volevo far capire attraverso Paolo quanto sia davvero rara questa malattia e quanto sia per voi, tra l'altro tra pochissimi minuti ci devi anche lasciare perché Paolo ha bisogno di fare terapia e quindi io ho bisogno di questi minuti per fare chiarezza, perché Francesca, finalmente la Regione Puglia col Presidente Emiliano si sono tutti attivati affinché questo farmaco, e come dicevi tu prima, è disponibile. Però il problema, mi dicevi, che non riesci a trovare il famoso neurologo che si prende la responsabilità di somministrare questo farmaco che potrebbe davvero migliorare la condizione di vita di Paolo. Esatto, stiamo contattando vari neurologi, non abbiamo ancora ricevuto nessuna risposta. Come ti dicevo, venerdì Paolo ha fatto 2 anni e il tempo passa, i rischi ci sono perché con l'andare del tempo può peggiorare Paolo. Ora sta bene e quindi io prego che qualcuno si faccia avanti perché non è giusto. Cioè, non ci hanno fatto partire in America perché hanno detto che il farmaco lo deve fare qui. E ora ci devono trovare, cioè il medico si deve trovare. Le tue lacrime sono per me davvero strazianti perché ho veramente la pelle d'oca, perché io posso capire che significa, non sono mamma, sono zia, però sono sempre a contatto con i bambini. Ho 22 nipoti e sono cresciuta nell'amore con i bambini, quindi anche quando un bambino è un malanno io sono molto protettiva, quindi capisco che significa per una mamma avere un bambino con questa problematica e, come dire, avere i mezzi a disposizione e stanno tutti quanti lì fermi, impalati a non aiutare questa mamma. Allora io lo chiedo anche perché, Amati, lei insieme anche a queste mamme fa una grande campagna di sensibilizzazione, lei si è attivato direttamente, ma com'è possibile che non riusciamo in Italia, che siamo l'eccellenza nel mondo, a trovare un neurologo che possa in qualche modo aiutare questi bambini, queste mamme? Dobbiamo andare per forza in America, a Boston, per fare tutto questo? Non siamo in grado? Qual è questa burocrazia, questa paura, questo timore per non aiutare queste mamme? Io non so quante volte, non a lei, perché l'ho già detto qui, devo ripeterlo, il farmaco non l'ha autorizzato, è già autorizzato, non c'è nessuno che l'ha concesso, va bene? Il farmaco in Italia è già autorizzato e ha delle regole di somministrazione. Secondo l'AIFA non è somministrabile a bambini tracheostomizzati o ventilati. Naturalmente la prestazione compassionevole oppure off-label è consentita in Italia. AIFA ripete esattamente questo.
ok? In quella lettera che tutti dicono, ah, che bella lettera, ripete questo, io vi pregherei di analizzare quella lettera. È un capolavoro di ambiguità, è un lavoro di ambiguità, va bene? Dove si dicono delle cose ovvie. Comunque, in ogni caso, arrivò quella lettera e anch'io salutai quella lettera, bene. I neuropsichiatri infantili non prescrivono perché hanno queste regole, queste stringhe AIFA che glielo impedisce. Consigliere, posso chiedere una domanda? Perché allora non comunichiamo direttamente con l'AIFA? Ma l'AIFA, questa lettera, che potere decisorio ha? La lettera. No, cioè, allora, l'AIFA è la qualità. Cioè, no, non parlo dell'AIFA, la lettera, cioè parliamo allora, di una però, delibera. Però, cioè, è una domanda veramente di grande curiosità che i cittadini l'AIFA, e Francesca è giusto che sappia. L'AIFA ha questo potere. E che potere ha, appunto? L'AIFA ha questo potere, l'autorità quindi di regolazione. Decide solo l'AIFA, non c'è l'AIFA nessuno ha che potere, può... Ha questo potere, però... Facciamo come mi dicevano quando andavo a scuola, diritto di parola, dovere di conoscenza. Quindi andiamo prima al dovere di conoscenza e poi parliamo. AIFA ha questo potere, ha il potere di regolazione. Però non è cambiato nulla rispetto a quella lettera. Com'era è. Il problema è che noi in Consiglio regionale abbiamo promosso la possibilità che fosse somministrato all'estero perché la Food and Drug Administration, che è la corrispettiva dell'AIFA degli Stati Uniti, non poneva questi limiti, non poneva perché al passato, perché Paolo purtroppo ha superato l'età, adesso anche secondo quell'autorità di regolazione non può farlo. Invece lì lo somministravano ai bambini tracheostomizzati e ventilati, per cui molti di noi spingevano per il soggiorno all'estero. No, ma non c'è problema, è arrivata la lettera dell'AIFA, adesso sarà somministrato in Italia. Io spero che ci sia un neuropsichiatra infantile che lo faccia in Italia e questa trasmissione, insieme a tante trasmissioni, può servire a determinare ciò, perché ormai non è un fatto clinico. Tant'è che fra qualche mese io sono sicuro che anche le stringhe AIFA, perché l'EMA, l'ente regolatorio europeo, non contiene questa limitazione, consentirà per i bambini tracheostomizzati e ventilati. Sono d'accordo così con lei, come è accaduto, Amati. No, mi scusi, così come è accaduto in passato. In passato c'era un bimbo, Federico Musciacchio, di Taranto. Il bimbo non poteva prendere il farmaco perché il bimbo aveva superato 6 mesi di età. Non appena l'AIFA ha cambiato le regole e da 6 mesi di età è andata a 13,5 kg di peso corporeo, lo stesso bambino con le medesime condizioni cliniche ha ricevuto il Zolgensma a Roma, al Policlinico Gemelli. Amati, sulla base di quello che lei sta dicendo. Quindi il punto è che in questo momento c'è bisogno che i parlamentari nazionali facciano pressione perché in Italia non si possono avere regole diverse da quelle dell'AIMA e farebbero il loro dovere. Noi in Puglia continuiamo a fare questa attività come la stiamo facendo e i media pongano in evidenza questo clamoroso problema sull'atrofia ed muscolare. Ed è quello che sto spinale. Facendo. Amati, ma soprattutto, Francesca ha detto una cosa importantissima, ha detto Manila, questo farmaco è da un mese già a disposizione. No, è a disposizione da sempre, non da un mese. Però, ma scusate. Però in Puglia questo... Ma non è vero, non è Federico ha avuto... È così o non è così, non è Francesca? Vero, ma glielo dico io, Francesca lo sa, Federico Musciacchio... È stato Musciacchio sempre disponibile, è stato sempre disponibile. Solo che con l'atrafio Paolo non lo poteva fare. Ora il presidente Emiliano ha detto che lo può pagare, basta che si trova un medico. Ma il benissimo, problema è e allora stiamo dicendo tutti la stessa cosa. Però un attimo, Paolo ha 2 anni, quindi sorge un'altra problematica, giusto Francesca? In America non può più andare, quindi ora è costretto a farlo qui, cioè lo deve fare qui. Allora, lo capite quanto in America? Lo capite quanto la burocrazia poi, no? Si intortiglia e creiamo problemi. Ecco, Zullo, prego. Zullo. Chiariamo la lettera. La lettera nasce da una richiesta che il presidente Emiliano fa all'AIFA e dice: tu AIFA mi poni delle regole che non mi permettono di somministrare questo farmaco. L'AIFA risponde e dice: fermo restando che ci sono questi rischi, queste controindicazioni, eccetera, 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 dice non è necessario che vada in America, lo puoi somministrare, purché ci sia un medico che si assuma la responsabilità. Non c'è nessun medico che vuole prendersi la responsabilità di prescrizione da parte di un neurologo. Allora, non c'è nessun neurologo infantile, io li ho interpellati alcuni, che si prendono la responsabilità penale di prescrivere questo farmaco. L'appello che io faccio, prima che ancora da persona di scienza, da padre,
Io rivolgo al presidente dell'AIFA, Sergio Basile, al presidente di Roche e Novartis, che sono le due case farmaceutiche che hanno destinato decine di milioni di euro per la ricerca scientifica sulla SMA, e a tutti gli attori della politica nazionale, che si facciano carico di questo problema, perché io stamattina, prima di venire qua, ho lasciato mia figlia di 3 anni con l'influenza e ho ancora la tachicardia. Si immagini se io avessi avuto un figlio in quelle condizioni, cosa non avrei fatto pur di tutelare la salute e la vita di questo bambino. Paolo oggi è in una situazione che o va salvato o non ha alternative. Va salvato. Se va salvato e Paolo va salvato, questo è l'obiettivo di oggi. La sensibilità del medico che oggi ci ascolta ad essere inerte, a non voler trattare, il coraggio, io avrei gradito penale, e gradirei, attenzione, interviene la politica a eliminare la responsabilità, perché non c'è la responsabilità penale mica sui vaccini. Scusate, Zagaria, qua c'è da salvare un bambino, ma che responsabilità? Ragione, ha centrato, Zagaria, Paolo, ha centrato, perché di questa vicenda se ne sono occupati pochi parlamentari. Io ho seguito personalmente quella che è la triste storia di un'altra famiglia, analoga a quella della signora Francesca, mi riferisco al piccolo Marco di San Ferdinando. Che la settimana scorsa ho avuto un'esclusiva, Francesco, la mamma, qui, anzi in collegamento con San Ferdinando, abbiamo iniziato a raccontare questi disagi anche per il piccolo Marco, hai fatto bene a ricordarlo. Dopo averli incontrati ho interpellato qualche parlamentare, nessuno, e ripeto, nessuno conosceva di questa problematica che c'è nel nostro paese. Quindi dice bene Amati, non è che deve essere Emiliano, il presidente della nostra regione, ad alzare il telefono, lo ha fatto anche Zaia nel Veneto, deve essere il ministro della salute Speranza che si deve far carico di questa faccenda, intanto, perché è una questione tutta italiana. Tu, siccome questo programma, lo sapete tutti, è frequentato da tutti i parlamentari, la prossima settimana ne invito 6 di parlamentari e vediamo se con i parlamentari riusciamo a far arrivare la voce ad AIFA, in modo tale, e soprattutto al ministro Speranza. Gli scriviamo una lettera. 5, mi riservi una poltrona, quella più decentrata. Vieni anche tu. No, perché gli devo dire qual è la questione, allora, perché molti secondo me non hanno... Bene, allora ditemi chi parlamentari volete, tanto vengono con chiunque, molto piacere quelli di buona volontà, vengono tanti di buona volontà qui al punto. La politica interviene, come dice, può lavorare bene con l'AIFA, giusto? Quindi sì, quello che sia, il problema è che non dobbiamo mettere sotto processo i neuropsichiatri infantili italiani, perché hanno quelle regole, quelle regole. L'AIFA dice ci sono queste regole, però se vi assumete la responsabilità, nulla questo è rimborsabile. Ovviamente loro dicono, quindi mi assumo la responsabilità. Si pone un problema immenso di carattere burocratico e affoghiamo e facciamo affogare pure Paolo e Marco. Scusatemi, voglio aprire ancora l'audio con Francesca. Francesca, hai ascoltato le parole di tutti noi qui in studio? Sì. Io non ti abbandono, non abbandono né te né il piccolo Paolo, perché è una promessa che faccio davanti a oltre 1 milione di persone questa sera, come non abbandono Marica e il piccolo Marco, perché riuscirò a convincere sia l'AIFA che il ministro Speranza, perché gli manderò una lettera non appena finisco la trasmissione, mi metterò in contatto e vedrai che troveremo il neurologo che potrà e dovrà, con tutta la, come dire, responsabilità, somministrare questo farmaco, perché vogliamo salvare la vita di Paolo e di Marco. Quindi io la prossima settimana, non prendere impegni compatibili con i tuoi, ti voglio qui, perché inviterò tutti i parlamentari e mi metterò in contatto col ministro Speranza. Grazie davvero per il tuo appello. Grazie Manila, grazie a te. Un abbraccio fortissimo. Grazie. Allora, a tutti. Torniamo in studio. Sapete che mi devo occupare di tante cose, per esempio le grandi polemiche anche che ha sollevato poi il consigliere Zullo, ma non solo, sulla questione dell'ospedale in fiera. 25 milioni spesi in totale. Un ospedale che è vero che è partito in sordina poi durante la terza ondata, ma oggi ci domandiamo, questo ospedale che fine farà la ricostruzione? Usa a mezzi termini il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale Ignazio Zullo. Chissà quale sarà il destino della Fiera del Levante, si chiede aprendo una singolare conferenza stampa del partito di opposizione realizzata in quello che avrebbe dovuto essere il giorno dell'inaugurazione dell'85esima Fiera del Levante. Un momento dello schieramento di governo regionale e cittadino, lo definiscono i consiglieri del partito di Giorgia Meloni, soprattutto in un momento di leggera ripresa per l'economia pugliese grazie anche alla buona stagione del turismo. A spiegarlo è stato il consigliere regionale Francesco Vento. Tu
dove Emiliano mette le mani c'è distruzione, è come Attila, dove passava Attila non cresceva più l'erba. È ferma la posizione di Zullo. Francamente, afferma, ci è sembrato molto strano che gli espositori non avessero mai smentito la nota inviata dalla Fiera del Levante, che gettava su di loro la responsabilità e quindi il fallimento della mancata 85esima edizione della Fiera. Faccio subito il punto con il consigliere regionale, il capogruppo di Fratelli d'Italia, proprio Ignazio Zullo, ha visto la ricostruzione. La domanda è chiara, che fine farà questo ospedale? Questo lo dice Emiliano, non lo posso dire. Io dico che è stata un'emilianata, cioè noi avevamo bisogno già da maggio 2020 di implementare i posti letto di terapia intensiva di 176. Si arriva ad agosto e si fa un piano sulla carta. Lo fa Emiliano, lo presenta alla stampa, ma non si sa dove allocare questi 176 posti letto in più. Si arriva a dicembre, gennaio e vediamo questo ospedale che poi nasce con una spesa di 9 milioni di euro, questa spesa poi arriva a 25 milioni di euro, nasce senza bagni, non si sa con quale personale deve andare avanti, quando secondo noi si dovevano implementare nei reparti di terapia intensiva di tutti gli ospedali della Puglia 2, 3, 4 posti letto a seconda delle necessità e non avremmo avuto nemmeno problemi di contenzioso con il personale. Ora va avanti questo ospedale, finisce la prima fase della pandemia, siamo sicuramente in una situazione di attesa perché qualche altro problema l'avremo, e però certamente non c'è quella ospedalizzazione che noi abbiamo avuto fino a giugno. Ora, qual è il destino? C'è chi dice che devo fare, dice Emiliano, il centro delle max emergenze. Allora, per fare un sentite, le max emergenze si affrontano sul posto dove succede. Non può esserci qui, anche perché costruito per un'emergenza di tipo epidemiologico, infettivo, non può magari essere pronto per sostenere un'emergenza, una catastrofe, un terremoto, eccetera. Si dice devo fare il centro di formazione, io non so come, la formazione medica si fa sul manichino e sul paziente, sul manichino ovvero su strumenti informatici e sul paziente, io non so come possano fare la formazione. Ma poi dico di più, non ha agibilità, le norme antisismiche, le norme dell'accreditamento. Che cosa è successo? Che questo ospedale ha impedito anche la fiera. Noi in tutta Italia si stanno avviando manifestazioni fieristiche con grandi successi e invece qui a Bari manca la fiera, tutto quello che poi ne è conseguito per l'indotto. Pensate agli alberghi, i ristoranti, i bar, gli operatori economici. Cioè, quindi Amati, diceva come bene mai Amati. C'è questo senso di indecisione? Finisco Manila, diceva bene Amati. E tutti si indignano per il TFM, va bene, e però nessuno si indigna per questo. Io non vedo una pressione mediatica su questo. Nessuno si indigna per come va la sanità, nessuno si indigna per come vanno i rifiuti in questa nostra regione, nessuno si indigna per dove arriva la xylella in questa nostra regione, nessuno si indigna per una fabbrica delle mascherine 9 milioni che non sappiamo dov'è, chi ha avuto le mascherine, cioè, non si indigna nessuno su questo. Poi mi fa piacere che loro due sono i primi a dire che era legittimo questo TFM. Allora, legittimo, è stata abrogata una legittimità e invece nessuno si indigna per tante illegittimità. Allora, questa è la nostra Puglia dove comanda un tiranno, che per me è un tiranno emiliano, e che ormai assorbe tutti e annichilisce tutti. Amati? Ma guardi, io non ero d'accordo per l'istituzione dell'ospedale speciale alla fiera. Tant'è che nella mia provincia, quando ci sono state delle necessità, abbiamo allestito nei luoghi che poi sarebbero serviti per l'ordinario tutte le possibilità che in quel momento, tutte le necessità che in quel momento c'erano. Io credo che sia abbastanza complicato dargli una missione nel futuro all'ospedale allestito al policlinico, alla Fiera del Levante. Ovviamente è fatta. Adesso bisogna provare a ridurre i danni e evitare
che tutti quegli impianti, quelle attrezzature, insomma, tutta quella tecnologia posta là sia abbandonata, perché tenete conto che se sta abbandonata per 6 mesi, un anno, poi quando torni non ti serve più a niente. Quindi secondo me bisognerebbe pensare. Ovviamente adesso diranno, ah ma no, ma che stai dicendo? Però mettetelo a verbale, ricordatevi della giornata di oggi. Bisognerebbe pensare prontamente a dove trasferire le tecnologie, le attrezzature, gli impianti trasferibili per allestire in zone già sanitarie, ospedaliere, per allestire quel gap di terapia intensiva o anche di altro che noi per esempio abbiamo. Le faccio un esempio. Noi abbiamo dei reparti che hanno un clima non a pressione negativa oppure non a pressione positiva. Ogni reparto dovrebbe essere a pressione negativa e positiva spingendo un bottone, cioè se è malattie infettive devi evitare che da dentro vada fuori. Se sono invece malattie, per esempio del sangue, devi evitare che componenti dannosi da fuori arrivino dentro. Quindi tutta quella strumentazione possibile va trasferita altrove. Ora si dirà, no, non sia mai, gli daremo una grande destinazione, ovviamente questo non accadrà, per cui ricordatevi quello che abbiamo scritto a verbale. Questo è frutto di una mancanza di visione e di programmazione, perché è vero che nasce una grande emergenza, però è pur vero che nel frattempo si sono chiusi tanti ospedali, comunque state potenziando, diciamo su ogni territorio comunque state potenziando tanti ospedali, appunto. Quindi certamente sarebbe stato meglio programmare un rafforzamento quindi degli ospedali esistenti magari ed evitare tutto questo, perché oggi non si sa quale sarà il futuro dell'ospedale in Fiera, non si sa quale sarà anche, diciamo, il problema con la Fiera del Levante, che come dice giustamente il consigliere Zullo ha perso comunque Bari un indotto importante che la portava alle ribalte nazionali. Quindi certamente una programmazione da parte del governo regionale su questo ci dovrebbe essere. Poi soprattutto Mazzotta, lo dico ad Amati e a Zullo. Zullo, intanto voglio sottolinearti, ma lo sai perché tu mi segui, io veramente di tutte quelle questioni di, come dire, no, mi sono veramente indignata e sono inchieste che porto avanti e vedrai cosa uscirà fuori nelle prossime settimane, perché farò vedere purtroppo tante cose che stiamo lavorando in questa settimana veramente angoscianti. Io sono davvero la prima che accendo e smaschero tutte queste problematiche che non vanno, come per esempio, non voglio andare incontro a nessuno, intanto voglio chiamare Michele Emiliano perché il Presidente accetta molto volentieri di intervenire nel mio programma e gli chiederò sulla questione della Fiera. Io qui, tu no, il mio collega Sassolino, spesso a Taranto, al Moscati, mi hai raccontato, mi hai mandato delle storie terribili, perché durante la seconda e terza ondata, lo ricordo anche a voi, parliamo di questo vanto della Fiera, ma la gente veramente veniva ricoverata nelle tende, moriva in quelle tende. Cioè, allora, ecco. Ecco, e qui c'è un aspetto anche interessante da analizzare, perché se il Covid ha contribuito a mischiare le carte della sanità pugliese, che già evidentemente aveva dei buchi non indifferenti, questo purtroppo ce lo raccontano queste storie che noi per dovere di cronaca portiamo avanti, adesso c'è una grande attesa, perché il Covid, se tutto va bene, ci lascerà a breve, noi staremo sempre attenti, però la sanità pugliese avrà la necessità e il dovere di riorganizzarsi al meglio. Allora qualcuno lancia delle proposte, a partire dai sindacati che si occupano degli infermieri e dei medici, però i problemi restano. E Manila, ti annuncio qualcosa assolutamente, non solo in esclusiva, ma anche in anticipo rispetto ai telegiornali, perché già tra qualche ora ci potrebbe essere un imponente sciopero del personale 118 a Taranto, perché evidentemente ancora qualcosa non va nell'organizzazione, ancora al Moscati di Taranto c'è qualche problema da risolvere e soprattutto abbiamo tante storie da raccontarvi di persone che non soltanto non riescono ad entrare in contatto con le cure, con i farmaci, ma anche le cose più semplici come un fisioterapista, come un esperto che possa trattare con bambini molto piccoli che rischiano addirittura la vita. E a proposito di questo, e allora proprio lì a Taranto sto per andare, perché c'è Anna Di Fonso, una delle mie inviate, una delle mie giornaliste. Allora Anna, sto per raccontare la storia di Osvaldo, che in anteprima di trasmissione ho già anticipato. Eccoti qui Anna. Osvaldo è qui con me, è arrivato. Mi stava raccontando quello che è successo alla povera signora Rosa, la moglie del signor Osvaldo, di tutto l'iter che la signora ha dovuto purtroppo affrontare e che tuttora sta affrontando, e anche loro in qualità appunto di famiglia stanno affrontando una situazione davvero molto drammatica. Voglio raccontarvela questa storia, un'altra storia, un grido di allarme, perché Osvaldo ha bisogno di tutti noi
perché sua moglie è purtroppo in gravi difficoltà e ha bisogno del sostegno di tutta la politica, perché lì queste cure non sono garantite. La ricostruzione. All'ospedale ci diedero 2 pur di vita per mia moglie. Difficilmente Osvaldo potrà dimenticare il 23 dicembre del 2019. Da quell'arresto cardiaco, la sua amata moglie Rossinella, così come la chiamano a casa, è in un letto d'ospedale. Ma dopo 3 cicli di 6 mesi l'uno di cura, per la sanità italiana non c'è più nulla da fare. Dopo il 75, il 56, il 26, che sono questi 3 codici, purtroppo una persona non è più riabilitativa. Cioè, burocraticamente sua moglie non conta più nulla. Esatto. Mia moglie, loro dicono che è vegetativo, però non è così, perché mia moglie, io ho i filmati di mia moglie, che ci risponde, cioè conosce, scandisce tutte le parole ognuno di noi. Osvaldo a fine agosto ha chiesto alla ASL di Taranto il rilascio del formulario S2 valido per ottenere l'assistenza in forma di resta presso la Tirol Kliniken di Zirl, in Austria, ma nei giorni scorsi è arrivato il diniego. Che non sarebbe giusto negare a un angelo di volare. Tutto qui. Se l'azienda sanitaria dirà un altro no, sarà impossibile per questa famiglia raccogliere altri 50.000 euro. Io non vivo più, la mia vita non esiste più. La mia vita esiste solo per mia moglie. E sono emozionato. Una leonessa, ce la farà, con l'aiuto di tutti. Grazie, grazie, grazie. Apritemi l'audio, vado lì a Taranto da Anna Di Fonso, eccovi. Allora voglio sentire proprio la voce di Osvaldo. Buongiorno Manila, grazie di avermi invitato. Buongiorno a te. Allora, praticamente mia moglie circa un anno e mezzo fa ebbe un arresto cardiaco e diciamo mio figlio e mia figlia a casa, mio figlio ha iniziato subito ad ammassaggiarla. E quindi arrivati in ospedale ci avevano decretato 2-3 ore di vita massimo per mia moglie, mentre passavamo i becchini da una parte all'altra per aspettare che mia moglie moriva. Invece non è stato così, per nostra fortuna e sfortuna loro. E, diciamo, poi l'hanno portata in sala di rianimazione dove è stata 2 mesi circa. Da lì poi l'abbiamo trasportata a Crotone, al Sant'Anno, dove ci dicevano che facevano i miracoli, ciò che non è avvenuto. E quindi dopo questi 6 mesi siamo stati costretti ad andare via di lì, perché dopo 6 mesi loro mandano via chiunque, anche se uno riesce a fare jogging, e siamo andati via. Dopo questi 6 mesi, dicevo, siamo andati al Maugeri di Ginosa Marina, dove abbiamo fatto un altro step. Dopo questi 6 mesi mia moglie è iniziata a migliorare, ovviamente, dopo che è uscita dalla Crotone al Sant'Anna. Dopo questi 6 mesi, diciamo, è migliorata un pochettino ancora di più alla Maugeri di Ginosa Marina. Dopo questi 6 mesi siamo andati a un centro di La Terza, centro di riabilitazione, dove mia moglie sta migliorando, però potrebbe molto migliorare di più. Io mi sono informato attraverso diverse situazioni ospedaliere a livello europeo e ho trovato Ockzil a Innsbruck, dove ci sono stati molti personaggi Osvaldo, famosi dello sport. Scusami Osvaldo, quindi... ci ritroviamo, fermati là, ci ritroviamo un'altra volta davanti alle eccellenze europee e internazionali, e come al solito in Italia, qui in Puglia, non possiamo risolvere i problemi di queste testimonianze. Allora, lo chiedo ad Amati, qui stiamo cambiando argomento, andiamo da un'altra parte, però è qui un grido, un appello di un signore che dice: per curare mia moglie devo andare in Austria, per somministrare il farmaco dobbiamo andare a Boston. Ma che problema c'è? Quali sono le problematiche che abbiamo con la nostra sanità? Perché non possiamo aiutare queste persone? Ma lei, come ha visto, io parlo quando sono perfettamente informato delle cose. Questo caso, così ad occhio, avrebbe bisogno di un grande approfondimento, perché bisogna capire se è equiparabile a quello di cui abbiamo discusso sulla SMA, nel senso che se la prestazione non è possibile in Italia, quella che serve, quella che è utile, e invece è possibile all'estero. Questo è un primo passo che bisogna compiere da un punto di vista clinico. La volontà della famiglia
è qualcosa che va tenuta certamente in considerazione, però c'è prima di tutto un problema clinico, cioè se vanno erogate le cure con i soldi dei contribuenti italiani, bisogna capire se questa cura in Italia, quella specifica prevista, non è erogabile, e allora c'è la legge europea, la legge italiana che consente la cura all'estero. Se invece è erogabile in Italia, nel senso che ci sono dei centri che la erogano, allora non è erogabile. Quindi prima di esprimere ogni valutazione per ragioni di prudenza e per il rispetto di questa famiglia, di questa persona, peraltro detto da me che sto sfidando, come dire, su altro versante questo mare di burocrazia, sarebbe opportuno, diciamo, soffermarsi sul quadro clinico possiamo iniziale. Possiamo, Amati, anche con il tuo supporto, sentire Osvaldo, cercare di bene questa storia, questa denuncia che questa sera stiamo facendo? Ma certo, ma non solo in trasmissione, infatti in questo momento la sto apprendendo come al solito, farò l'approfondimento questo, del caso. Vedi Osvaldo, questa trasmissione serve. Zullo, via. Posso dire qualcosa? È chiaro che io mi trovo in difficoltà, perché sia con il caso precedente non ho voluto parlare e sia con questo caso, però c'è tutta una scienza medica che va tenuta in conto. Cioè se c'è un arresto cardiaco e per un determinato tempo c'è una sofferenza cerebrale, significa che c'è una distruzione di cellule cerebrali. Ora, la riabilitazione riabilita le potenzialità residue. Se non ci sono più potenzialità residue, certo, si può anche andare in Austria, ma non è detto che al ritorno dall'Austria ci possa essere qualcosa di più. Ciò a cui si fa riferimento proprio nel documento di diniego che è firmato dal dirigente della ASL di Taranto, io ce l'ho qui con me. Allora, ovviamente Allo stesso modo, quando si dice io chiamo i parlamentari per l'AIFA, cioè non è che l'AIFA se la inventa, certo, c'è tutto un iter di sperimentazione del farmaco per cui si arriva a determinate determinazioni. Ovviamente se no, ci tengo a la scienza medica la buttiamo a mare e la politica emerge e fa i miracoli. È giusto. E diventiamo dei santoni. È giusto. Ti ringrazio Gianmarco Sassolino, perché questo è veramente il tuo supporto che dai al punto. Grazie per la ricostruzione di questa storia davvero incredibile. Però volevi aggiungere una cosa importantissima. Sì, noi abbiamo, come detto, i documenti, li ho portati anche in trasmissione proprio per attenermi alla precisione dei dati. E il dirigente medico dell'ASL di Taranto, che firma il diniego nei giorni scorsi, il 14 settembre precisamente, dice che ci sono delle strutture in Italia e soprattutto, come ben ipotizzava il nostro consigliere regionale, non ci sono evidenze sul post anossico ma soltanto sul post traumatico. Insomma, il rischio c'è che la situazione non si possa recuperare e ci sono delle strutture, una a Milano e un'altra, anzi sono entrambe a Milano e precisamente ci sono anche i nomi. Sarebbe utile capire con il nostro ospite perché non andare in Italia. Forse lui ha fatto delle rilevazioni che evidenziano che non è il caso di andare in Italia. Perché? Mazzotta. No, è chiaro, come diceva il collega Zullo, che comunque la parte tecnica deve fare il suo, però la politica deve prendere queste situazioni di petto, non deve affrontarle in maniera seria e compiuta. Non possiamo attendere, perché il tempo gioca contro queste persone, contro la signora è contro il piccolo politica, che chiaramente stanno patendo ogni giorno la sofferenza. Guardate, la politica quindi deve intervenire su due settori, la prevenzione, e con il collega Amato e il Consiglio regionale noi abbiamo provato una legge per fare dei test genetici e poi c'è stato. Perché? Perché diventa importante la prevenzione, cioè diagnosticare una SMA in tempi precocissimi. Prima. Ma ecco perché diventa importante rafforzare la coscienza, quindi dobbiamo dare una risposta al diritto della salute che è contemplato dalla Costituzione. Diventa la cura come va esercitata in Italia, sia per questo caso che di Paolo, la gente, io mamma voglio sapere il diritto alla salute come viene contemplato. Ma stanno assieme quello che dice Zullo con ma dobbiamo dare una risposta pragmatica, perché come consigliere afferma, non è che lo devo difendere, ma posso parlare anche lui, se mi dà diritto, ma la burocrazia e il tempo probabilmente è un fattore produttivo, quindi diamo una risposta anche ai cittadini. A proposito di tempo, allora Anna, perché devo chiudere. Qui noi siamo di fronte a un caso, ma questo caso è un'occasione per capire come affrontare, speriamo di no, tanti altri casi. Allora, c'è un caso che tocca le nostre coscienze. Ma come affrontare i casi che speriamo non accadano, se non potenziamo la prevenzione?
come affrontiamo la storia di Osvaldo se non potenziamo la riabilitazione? Ma se in questa nostra regione i budget per la riabilitazione sono stati ridotti, se in questa nostra regione i posti di riabilitazione vengono ridotti, se in questa nostra regione si spende di prevenzione molto meno rispetto a quelli che sono i canoni di spesa del Piano Sanitario Nazionale, 6% del Fondo Sanitario Regionale deve essere speso per la prevenzione, ne spendiamo 3,5%. E allora è il sistema che va cambiato, se vogliamo affrontare i casi, altrimenti resteremo nelle emozioni del momento. Ignazio, ma non riusciremo ad affrontare il futuro. Tu sai che c'è un eccesso di burocratizzazione. Per esempio, quando tu ma dici... Ma siamo d'accordo. No, quando tu dici l'AIFA parla, però nel momento in cui hai l'EMA che dice una cosa e l'AIFA che ne dice un'altra, ed entrambi sulla base di fondamenti scientifici, a quel punto devi dare impulso all'AIFA per rapidamente giungere a una determinazione, perché il procedimento di determinazione dell'AIFA, e questo è compito nostro, è un procedimento di una complessità da fare spavento, ok? Perché Fabiano, lì c'è un contrasto Fabiano, io tra non entro nel caso specifico, no, ma io... se la politica oggi, partendo da questi esempi, non riesce ad immaginare come riorganizzare il servizio, noi tutte le volte ci troveremo a dire l'AIFA dice una cosa, l'EMA dice un'altra, l'America dice un'altra. Hai ragione Ignazio, non mi piace questo fatto. Ma i casi specifici allora, scusa Fabiani, Fabiano, e allora basta a dire e a fare come dire giornalismo, TFM, quando invece i problemi reali sono questi. E non certo. Sento nessuno che si indigna su questo. Ma noi ne stiamo discutendo. Ecco, scusatemi davvero, scusatemi perché mi sfumano e questo è veramente non educato nei confronti cioè, anche dei telespettatori. C'è qualcuno che dice io Emiliano sono tutte d'accordo queste cose. Con tutti voi e so che questa è una tematica scusate, molto importante. Vorrei dare ancora maggiore supporto e spazio, ma sapete che io nell'arco di 3 ore devo collegarmi con tutta la Puglia, con ogni angolo del sud, perché sono tante, davvero tante le testimonianze. Tra poco... voglio intanto salutare Osvaldo lì con Anna, grazie Paolo, velocemente, ho veramente un secondo. Anna, di pure ad Osvaldo. Osvaldo, io torno su questa questione la prossima settimana perché ti dedicherò maggiore supporto, però capisci che purtroppo i tempi televisivi sono molto stretti, ma vedrai che intanto il consigliere del PD, Fabiano Amati, vuole approfondire questa vicenda, così entriamo nel vivo e cerchiamo di capire qual è il problema. E tornerò la prossima settimana, grazie. Manila, perdonami. Purtroppo non ho più tempo, Anna, purtroppo non ho più tempo. Perdonami. Devo salutarvi perché non ho più tempo. E allora, tra pochissimo, io sto per arrivare su un argomento delicatissimo. Le inchieste che riguardano i lavoratori della sanità pugliese. Ci sono delle testimonianze esclusive. Vi ricordate la scorsa settimana quando abbiamo denunciato qui insieme all'onorevole Marco Lacarra, che voleva sapere appunto chi erano questi infermieri che si lamentavano di aver lavorato presso gli hub durante questa emergenza, che ancora stanno lavorando, che stanno prestando servizio negli hub pugliesi e dove sembrerebbe che la Regione Puglia non li ha retribuiti di queste ore. Tra poco, per la prima volta, un infermiere ci mette la faccia ed in esclusiva racconterà proprio di non aver ricevuto i soldi di tutti questi mesi, delle ore prestate nelle hub. Stanno per arrivare qui in studio tutti i sindacati e ci sarà un accesissimo confronto. Una manciata di minuti. Grazie a tutti i miei ospiti. Ben ritrovati. Allora, una puntata davvero incredibile. Abbiamo salutato pochi minuti fa tantissimi consiglieri regionali e abbiamo mostrato loro delle testimonianze davvero incredibili. Ci siamo collegati con Valenzano in provincia di Bari per la storia del piccolo Paolo affetto da SMA. Poi abbiamo aperto per la prima volta, abbiamo denunciato una storia del grido di Osvaldo per sua moglie Rosa, che è ricoverata lì a Taranto e dove insomma ha bisogno di sostegno, e i consiglieri hanno promesso che sentiranno Osvaldo e cercheranno di capire meglio come mai insomma la struttura pubblica sanitaria non interviene su questo caso, e noi siamo fieri di averlo denunciato qui come spesso facciamo. Altrettante denunce tra poco partiranno per le mie inchieste nei confronti di tutte quelle cose che non funzionano e a favore di molti lavoratori, come per esempio gli OSS, gli infermieri e tutti coloro che durante questa emergenza
stanno prestando il loro soccorso ma non vengono riconosciuti nei loro impegni verso la sanità pugliese. Tra poco farò il punto con altrettanti politici ma anche molti sindacati piuttosto arrabbiati. Io vado subito però, prima di presentare i miei ospiti, in collegamento perché ho Anna D'Ifonso lì da Taranto, ti ha raggiunto un altro ospite perché c'è un ragazzo, Giuseppe, che la scorsa settimana ho avuto qui proprio per parlare di un argomento molto importante, quale le discoteche. Anna. Eccomi qui Manila, sono con Giuseppe Giannelli e mi stava raccontando proprio poco fa la situazione ancora, come dire, in bilico delle discoteche, che sono appunto l'unico punto ancora non qualificato per il governo e quindi Giannelli, il signor Giannelli è veramente disperato perché lui è un organizzatore di eventi, lavora nell'ambito delle discoteche e vorrebbe delle risposte che ad oggi non abbiamo. Giuseppe, perché sei arrabbiato? Oggi non si sa ancora nulla. E sono arrabbiato perché tipo ieri e oggi si può andare a votare senza Green Pass. Perché queste discoteche non le aprono? È la prima domanda che voglio porre ai politici. E allora rimani lì perché tra poco ti daremo delle risposte. Grazie Paolo, torna su di me perché voglio presentare gli ospiti di questa parte della trasmissione. Vado subito a salutare, eccolo qui, dalla FIALS, il sindacato. Angelo Somma, grazie per aver accettato il mio invito. Grazie a te, buonasera. Da quest'altra parte, un altro importante sindacato che arriva direttamente da Lecce nei nostri studi, con noi COBAS, Giuseppe Mancarella. Grazie Giuseppe. Grazie, buonasera. Sempre prorompente sulle questioni che riguardano la politica, dalla Lega, Fabio Romito. Buonasera a tutti. Altrettanto impegno dal Partito Democratico, Massimo Maiorano. Grazie, buonasera. Altri sindacati questa sera, CGIL con Gigi Marzano. Buonasera, buonasera a tutti. E con noi da UGL Antonio Caprio. Grazie, buonasera, grazie Manino. Apritemi l'audio, lo vedo lì schierato con noi, il dottor Stefano Conte. Buonasera Manila, buonasera a tutti i telespettatori e grazie per l'invito. Grazie Stefano. E allora, prima di dare le risposte a Giuseppe, tra poco andiamo a questo ragazzo rappresentante del mondo della notte, ora voglio parlare invece della questione che ho già sollevato qualche giorno fa, qui, e cioè la sicurezza sui bus. Abbiamo parlato dei doppi turni per garantire ai ragazzi di andare a scuola, ma guardate in esclusiva le immagini che ci sono arrivate da Foggia. Guardate. Altro che rientro in sicurezza, il piano trasporti definito in prefettura con l'AIR nel primo giorno di scuola mostra tutti i suoi limiti, almeno a giudicare dalle immagini che ci hanno inviato i nostri telespettatori. Padre di due ragazzi, l'architetto Antonio De Nunzio ci ha inviato questo breve filmato catturato direttamente dal cellulare di uno studente che mostra all'interno del bus di linea le norme anti-Covid impongono capienza massima all'80% dei posti a disposizione. Qua probabilmente si è arrivati al 120% e oltre. Non solo tutti i sedili sono occupati, ma il corridoio è strapieno di studenti che hanno dovuto fare il viaggio in piedi. Impossibile assicurare il necessario distanziamento, ragazzi uno sull'altro in un maxi assembramento generale. Il piano trasporti che alla lunga queste condizioni rischia di essere il miglior veicolo, ma non per i ragazzi, bensì per il virus. Allora faccio subito il punto con Fabio Romito. Io credo che l'idea del prefetto scaglionare l'entrata a scuola può essere un'idea efficace. È evidente che bisogna lavorare di più sul trasporto da un punto di vista regionale, quindi io immagino che Regione Puglia avrebbe dovuto fare certamente di più rispetto ai chilometri che sono affidati ai nostri gestori. Per esempio a Bari ovviamente il trasporto scolastico lo gestisce l'azienda in house, l'AMTAB. Io immagino però tutti quei ragazzi che vengono da fuori città, tutti i ragazzi che devono raggiungere dalla provincia di Bari, ma da tutte le province della nostra regione, le città per poter frequentare la propria scuola. Ecco, io mi sarei immaginato un potenziamento del servizio e soprattutto del trasporto scolastico da un punto di vista regionale, che invece fino ad ora io non ho avuto modo di riscontrare. Per la prima volta mi trovo in sintonia con... E questo mi spaventa. Questo il consigliere Robitto, no, anche perché il prefetto ha fatto bene, perché...
doveva necessariamente arrivare a una decisione del genere nello scaglionare gli orari di entrata e di uscita a scuola, proprio per evitare gli assembramenti, proprio per evitare i contagi, no? E quindi è una direttiva nazionale del governo. È chiaro che la scuola però in questa fase deve organizzare i tempi di spostamento degli alunni, cioè deve fare un piano concreto che deve poi essere sviluppato con le società di trasporto proprio per garantire anche nel tempo queste situazioni, perché quella è un'idea che ha dato il prefetto in quanto non c'erano soluzioni, in quanto diciamo sia le scuole con le società di trasporto non avevano fatto alcunché rispetto a differenziare gli orari o comunque ad evitare gli assembramenti, soprattutto nelle scuole che si trovano in pieno centro cittadino dove c'è molto traffico. Ecco perché si è sempre messo in risalto la questione della figura del mobility manager, che era quella figura che la scuola è prevista già per legge, che la scuola doveva già prevedere. Io dico una cosa, che Massimo, fare in modo perché il mobility manager è colui che organizza i tempi, alle scene disastrose dell'anno scorso, organizza con gli autobus tu l'altra volta hai detto che era una cosa con gli oscena. Autobus stracolmi, no, quando abbiamo parlato, quando abbiamo parlato del mobility manager, proprio Draghi tu hai detto che è una cosa completamente diversa. Invece è una cosa molto attuale, perché il mobility manager è la che figura il manager che serve, nel che serve anche a ridurre gli autobus, l'inquinamento. Tu devi avere gli autobus città, e devi avere i chilometri finanziati in nel momento in cui non hai autobus. Ora. Quindi l'obiettivo, l'orientamento è questo, no, sia ma, del governo, Massimo, ma anche... Fammi finire diciamo, il concetto perché è elementare. No, è elementarissimo se il concetto, hai è facilissimo. Più autobus e ti vengono finanziati più chilometri, hai la possibilità di mettere meno ragazzi sugli autobus. Ci sono già stati. Se tu hai gli stessi autobus e metti mobility manager, non è sostanzialmente... Ma chi ha detto che ecco, guarda, prima di tutto come il film Amici Miei, uguale, non dico cosa rappresenta questo. Necessariamente un aumento di pullman per il semplice fatto che la capienza massima è dell'80%. Certo, il problema quindi è che come minimo, in Regione Puglia, come minimo ci Regione vuole il 20%, Puglia ma infatti è stato finanziato sotto il profilo dei il trasporti, 20%, purtroppo ecco non ha fatto supporto, abbastanza. Il supporto è dedicato a quelle società di trasporto esterne che danno una mano io, al pubblico. Io ringrazio pubblico soltanto che oggi quindi a governare questo paese ci sia Draghi e non ci sia Conte. Perché del trasporto pubblico le conseguenze di quello che ha fatto Conte le abbiamo visti tutti. Almeno del 20%. Quindi, ma questo già si sta realizzando. Torneremo su questo invece argomento. Invece poi, scusate, Manila, vorrei tornare sulla questione discoteche che è molto sì, assolutamente. Attuale. Tra poco andremo, hai fatto bene Fabio, tra poco andremo nel mondo delle discoteche, però mi voglio occupare prima di una questione per noi giornalisti, per tutti coloro della comunicazione che lavoriamo, ma anche per le forze dell'ordine. Sapete, è molto complicato riuscire ad entrare a Borgo Mezzanone, perché lì la situazione è davvero sfugge di mano. Poco tempo fa c'è stato un maxi incendio, è scappato un morto, ci sono molti problemi. E allora la ricostruzione, si parla di accoglienza, come la Puglia è un modello eccellente, ma dall'altra parte lì, in quel luogo così complicato, a noi non è consentito entrare. Guardate. Nel pomeriggio di ieri un incendio è divampato nell'accampamento di Borgo Mezzanone presso l'insediamento a pochi chilometri da Foggia che ospita centinaia di migranti. Le cause dell'incendio dalle prime ricostruzioni sembrerebbero essere accidentali, probabilmente tutto è scaturito da un incidente domestico. 7 in totale le baracche di fortuna andate completamente distrutte. Sono in corso le indagini affidate ai carabinieri per accertare le reali dinamiche dell'accaduto. Tra i primi a recarsi sul posto, oltre ai vigili del fuoco che hanno subito domato le fiamme e bonificato l'aria, anche i referenti del sindacato Fly CGL. Della sassaiola ai ragazzi della fabbrica, che solo per miracolo insomma, non ci è scappato anche in quel caso il morto. Insomma, bisogna dare un segnale forte di progettualità sulla vera integrazione, non possiamo continuare a ghettizzare i lavoratori che costantemente lavorano in questo territorio. Allora subito vado con Fabio Romito dalla Lega perché questa è una situazione davvero molto molto particolare. No, quella è una situazione tremenda, ma purtroppo finché continueremo a parlare del fenomeno
dell'immigrazione come dei tifosi, non arriveremo mai ad un punto, perché io credo che invece questo sia un fenomeno così importante e attuale che andrebbe affrontato, io lo dico ormai da un po' di tempo, con laicità. Cioè non è che ci sono da un lato i buoni e dall'altro i cattivi. C'è da un lato chi dice che questo fenomeno, come tutti gli altri fenomeni che coinvolgono la vita di un paese, deve essere regolamentato in maniera attenta, in maniera oggettiva e soprattutto regolamentato dallo Stato, sì, non dalle ONG. Dall'altro lato invece c'è chi dice che va tutto momento. Bene, cioè, va tutto bene, madama la Marchese, poi abbiamo, diciamo, i poliziotti che prendono gli sputi, le mazzate, i sassi, la gente che lavora qui, che lavora in quei luoghi, che molto spesso è oggetto di aggressioni di qualsiasi genere. E dall'altro lato ci sono migranti che invece si spaccano la schiena nei campi e non hanno neanche il riconoscimento della loro dignità di lavoratori. Allora di immigrazione dobbiamo parlare in maniera laica, dobbiamo parlare in maniera oggettiva, non da tifosi, non ci sono buoni e cattivi. Seria nei confronti di queste persone. Ma il tema, ecco, questo è quello che non va fatto. Parlare così, Massimo, parlare così di immigrazione... Prevede di eliminare le diseguaglianze. Se noi diamo questo esempio, cioè che stiamo ad aspettare ancora... Solidarietà. Tu parli di etica, io voglio parlare di dati, io voglio parlare in maniera asettica, di immigrazione, la violenza in maniera... è proprio da escludere, cioè noi dobbiamo cercare in questo momento di dare una mano a queste persone. Cioè, ma noi dobbiamo cercare certamente di dare una mano a tutti coloro i quali scappano dalle guerre, perché voglio anche aggiungere una cosa importante, sapete che lì si svolge un'attività illecita come lo spaccio di droga, lì non è facile, non è consentito entrare per noi, ma manco le forze dell'ordine ci entrano più, lì oramai c'è un sistema fuori controllo. Ma guarda Maria, ma io vi invito a farvi una passeggiata anche nel centro di Bari, a Palese, è un altro centro dove noi abbiamo avuto per tantissimo tempo, prima che si iniziassero a diminuire gli sbarchi, ora sono riaumentati, avevamo lì centinaia e centinaia di persone in più rispetto a quelle che potevano essere accolte. Allora è evidente che non puoi controllare quel territorio, diventa un luogo di degrado, diventa un luogo ovviamente di ghettizzazione, ma questo è quello che diciamo noi, non è quello che dite voi, cioè perché parlare di sostenere, dare una mano, aiutare, dare incontro alle esigenze di queste persone, perché non si può creare un abbandono totale da parte ma l'abbandono totale è quello che avviene a Borgo Mezzo Marzo, quello che avviene al Cara di Bari, l'abbandono totale è quello. Vabbè, non è quello, Bari, non mi risulta, quello che al Cara di Bari non mi risulta voi. Che quello c'è è l'abbandono totale. Al Cara di Bari non mi risulta che c'è una situazione del genere, evidentemente tu hai perso diversi sopralluoghi che noi abbiamo fatto come commissioni e all'attenzione forse anche a livello nazionale. No, ti posso assicurare che quando ci sono stati dei problemi sono stato anch'io interessato sul Cara di Bari. È il modo, è chiaro che noi oggi non dobbiamo trovare delle soluzioni concrete, non possiamo uscircene dicendo che bisogna intanto se evitiamo che sbarchino 700 irregolari ogni due settimane faremo un favore. L'accoglienza non la fai l'accoglienza, come ti comporti? Io ritengo che oggi il governo si stia muovendo per questo. Io dico a livello europeo, in modo tale da dare delle risposte. Io vorrei fare un esperimento sociale. Sì, ma bisogna dare delle risposte sugli sbarchi. Non si può dire non li accogliamo. Cioè, la mancata accoglienza è un fatto negativo, non è una cosa che ci appartiene. La mancata accoglienza un esperimento sociale. Non è un aspetto che ci appartiene. Allora, io invito Manila a mettersi in contatto con una trasmissione qualsiasi, un talk show statunitense dove c'è un'amministrazione democratica guidata da Joe Biden, e invito un esponente del PD, quello che sia, Maiorano per esempio, gli paghiamo pure il viaggio a New York, un'argomentazione di questo genere su un tema come l'immigrazione. Quindi io ti invito ad andare nella patria dell'accoglienza guidata da un presidente democratico, Joe Biden, negli Stati Uniti d'America, e dire noi dobbiamo accogliere tutti perché si fa così, perché dobbiamo essere buoni. Io mi auguro che Draghi sia in grado di gestire la questione a livello europeo. È nella fase transitoria che bisogna comunque accogliere le persone. Stefano, io voglio farti intervenire su questa questione, perché hai visto le immagini di Borgo Mezzanone, la difficoltà, no, anche nel raccontare quello che abbiamo visto.
Certamente, io mi metto nei panni dei prefetti che si trovano a gestire queste situazioni di grave emergenza urgenza che in un paese che si definisce democratico non dovrebbero accadere. Credo fermamente che prima ancora di portare un ordine verbale ci debba essere un ordine logistico e strategico. Se necessario, le prefetture, di concerto con il Ministero dell'Interno e il Ministero della Difesa, dovrebbero far intervenire l'esercito per ripristinare i più elementari principi di legalità, democrazia e ordine pubblico che sono necessari in un paese civile come l'Italia. Per quanto riguarda invece l'accoglienza delle persone disperate che purtroppo si trovano costrette per vari motivi ad approdare alla ricerca di un sogno che magari non si realizzerà mai nel nostro paese, anche qui le politiche migratorie sono state una discriminante che ha provocato un grande e acceso dibattito politico all'interno dell'Unione Europea, quindi una ripartizione più equa e proporzionale tra gli Stati membri, credo sia una condizione necessaria e sufficiente per una ritrovata armonia politica che altrimenti l'Unione Europea non è destinata ad avere. Bene, adesso però mi devo occupare di quello che sta per accadere, perché è stato indetto uno sciopero il 15 ottobre da parte non soltanto dei Novax, ma di tutti quelli che, come dire, non sono d'accordo sull'utilizzo del Green Pass. La ricostruzione, e sentirò ovviamente la Lega e il Partito Democratico. Prego. I giornalisti in Italia li offendete voi, perché i giornalisti in Italia si chiamavano pecorelli, quelli ammazzati dalla mafia. In passato, quelli ammazzati dalla mafia, quelli erano giornalisti. Voi siete solo servi del potere, punto. Mentre la campagna vaccinale acquisisce una ulteriore accelerata proprio in virtù dei provvedimenti del governo, si confonde tra la folla di Piazza del Ferrarese a Bari quel paio di decine o poco più di No Green Pass che continuano la battaglia contro la certificazione verde, rivendicando la libertà a non vaccinarsi e offendendo ancora chi, per diritto o dovere di cronaca, dà loro spazio. I manifestanti appartenenti al gruppo No Green Pass Bari hanno definito la misura introdotta dal governo come una limitazione imposta dal regime che va contro i diritti costituzionali, tanto da sostenere la proposta di una raccolta firme per un referendum abrogativo delle disposizioni legislative in materia. Di contro, dopo l'estensione dell'obbligo del Green Pass, vari hub segnalano una accelerazione delle vaccinazioni. Lo stesso generale Figliuolo, il commissario straordinario per l'emergenza, a certificare il trend, ma i manifestanti non demordono e annunciano che continueranno la loro battaglia fino a quando i provvedimenti non saranno cancellati. Massimo Maiorano, interveniamo sulla questione del Green Pass, che sappiamo che è obbligatorio sia nei luoghi pubblici che privati. Dal 15 ottobre sarà necessario esibirlo, altrimenti non si potrà andare a lavoro. Se non presenti il Green Pass ci sarà la sospensione dello stipendio, ma non il licenziamento. Prego. Sì, sì, io sono pienamente d'accordo, anche perché addirittura io cambierei anche il senso del Green Pass, cioè lo trasformerei solo per i vaccinati, perché chi fa il tampone, sappiamo benissimo che quando uno fa il tampone, soprattutto i tamponi, quelli non molecolari, quelli antigenici, non hanno quella credibilità, quel valore serio, perché il 50-60% più o meno vale, no? Quindi praticamente questi potrebbero contagiare, pur avendo il Green Pass, potrebbero contagiare andando in azienda o andando in treno o andando ovunque. Quindi io ritengo che è una decisione importante che ha preso il governo, perché va in linea con quelli che sono i sensi di libertà, di ritornare alla piena libertà, alla piena attività che dovremmo svolgere quotidianamente. Quindi io sono convinto che fino a quando non arriveremo a vaccinare il 90% della popolazione vaccinabile, è chiaro che il comportamento deve essere questo. Quindi stiamo andando proprio in sintonia. Io credo una cosa, Manila, guarda. Da tecnico del diritto ho un'idea, perché quello che dicevano quelle persone, i ragionamenti di quelle persone io non li condivido, perché io ho il Green Pass, ho fatto il vaccino, se mi dicono di fare 10 dosi farò 10 dosi, perché questo serve al paese per non essere chiusi nuovamente, alla gente per non essere licenziata e a noi tutti per tornare alla normalità. Quindi il mio pensiero è questo, quindi io sono totalmente pro certificato verde e sono totalmente pro vaccini. Se però mi si chiede un'analisi da un punto di vista strettamente giuridico,
Io dico che secondo me quello che stiamo affrontando in questi due anni, in quest'anno e mezzo, di qui a qualche tempo lo studieremo, perché sono avvenute molte modificazioni delle libertà personali a Costituzione invariata che, ripeto, se qualcuno ce l'avesse descritte anche soltanto 7-8 anni fa, saremmo rimasti tutti perplessi. Paese, la ripresa del paese. Però, cioè, non dal si momento può che questo è uno stato emergenziale ed è uno stato irripetibile... E poi magari il giorno dopo, cioè adesso avremo il tema delle discoteche, ma è logico, si arriverà all'apertura delle discoteche nel momento in cui avremo vaccinato ecco, più però, del 90%. Ecco, lui ha trovato già la contraddizione. Scusami, scusate, no, la contraddizione. Così vanno i comizi elettorali dove sono grimiti di gente così... Allora, la gente vuole... La gente vuole, ma noi prendiamo in giro la gente. Ma non è possibile, non è possibile per le vostre campagne elettorali aprite le piazze uno sopra l'altro, assembramenti. No, ma diciamole le cose, perché poi le persone ci guardano. Manila, hai perfettamente ragione. Le persone non comprendere che voi politici molto spesso fate quello che volete perché siete al governo, ma poi non dobbiamo incitare alla rivolta, dobbiamo dare semplicemente delle risposte ai cittadini, perché no, dobbiamo dare delle risposte anche in termini di ristori, perché le discoteche, lo sapete quanto hanno avuto? Praticamente quasi nulla, e tra ad poco oggi Giuseppe niente, ce lo racconterà. Ad oggi niente. Prego Antonio Caprio, e poi voglio sentire Gigi Marzano. Sì, grazie Manila. C'è un tema, allora, tra l'altro anche io sono vaccinato, come diceva l'amico Fabio Romito, io sono pronto a fare la terza dose, la quarta dose, tutto quello che necessita, però c'è un tema che è legato al mondo del lavoro. Perché c'è una platea di lavoratori che vuoi per scelta, ma molti per un problema legato al loro stato di salute, non potranno fare il vaccino. Quindi rispetto a questa situazione, noi non possiamo restare lì bloccati ad attendere, a sperare, ad immaginare. Noi dobbiamo affrontare questa cosa con grande celerità. Il 15 di ottobre è arrivato, questa gente va protetta, va garantita. Non possiamo consentire che una platea importante di lavoratori possa restare a casa senza un centesimo in tasca. Noi stiamo creando grossi problemi di carattere sociale. Attenzione, lo stiamo dicendo da tempo, attenzione. Anche perché in tema di sanità pubblica sentivo è anticostituzionale la libertà individuale, ma nello stesso tempo l'articolo 32 della Costituzione, quando parla di libertà individuale, parla di tutela della collettività, di tutela di sanità pubblica, e chi oggi può smentire che la pandemia non è un problema di sanità pubblica? Quindi la certificazione verde è utile ed indispensabile per debellare questa pandemia. È utile. Ci sono poi, come dicevi tu, Caprio, però noi c'è abbiamo, una, nella legge, noi se non si fa un obbligo, noi chiediamo noi l'obbligo, abbiamo, noi chiediamo dal punto l'obbligo di vista sindacale, per legge della vaccinazione, di garantire e tutelare la casistica, quella fascia di lavoratori ci sono anche che delle, dal 16 restano, di, ci sono anche restano delle casistiche, senza retribuzione. Ci sono anche delle casistiche, senza retribuzione. Lavoratori, persone fragili che non possono vaccinarsi, che vengono bene tutelate e garantite, naturalmente. Come? Però credo come che non oggi c'è, il Green Pass, la certificazione verde, sia un'arma indispensabile per debellare questa guerra. E allora, mettere insieme vaccinazione e Green Pass. Sono due cose che vanno per strade diverse. L'avvenuta vaccinazione, okay, o in alternativa, okay, nelle 72 okay ore il tampone, che fare, deve essere gratuito, che deve, ci associamo anche diciamo a quello, che deve essere gratuito per i lavoratori il tampone. Chi non la può fare è codificato. Noi abbiamo, ci vuole una certificazione medica, la nostra che posizione attesti la non possibilità di bene poter effettuare la vaccinazione. Ma anche chi attesta l'impossibilità, va bene, l'impossibilità,
oggi corre il rischio di restare senza retribuzione. Attenzione a questi passaggi. Bene, però facciamo attenzione su noi questo caso. Noi chiediamo anche una legge sull'obbligo di vaccinazione come sindacato. Gigi, per favore, non è mia educazione togliere l'audio agli ospiti, però ho un'esigenza e una priorità, perché lì a Taranto c'è un rappresentante di categoria di molte associazioni, con Anna Di Fonso, la mia giornalista, c'è questo ragazzo Giuseppe, che sto seguendo questo caso. Allora, Giuseppe, siamo proprio lì con te. Allora, quanto avete avuto dallo Stato in 2 anni? Vi hanno sovvenzionato? Vi hanno dato un supporto economico per tutte le associazioni? Nulla, Manila, nulla. I proprietari delle discoteche ad oggi hanno ricevuto solo il 2% dei ristori e stiamo chiusi da quasi 2 anni. Quindi, volete condannare la categoria, è giusto... E allora? È giusto che, le discoteche vengano sovvenzionate, perché non se ne può più. Cioè, andiamo a votare senza Green Pass e stiamo a parlare lì da 2 ore di Green Pass. Ma come funziona questa Italia? Ma come? Funziona solo che per la politica non esiste il virus, per le discoteche sì, esiste il virus. Ma parliamo sempre delle stesse cose da 2 anni. Il virus è a reparto. Per la politica no, per le discoteche sì, per i ristoranti sì, per quello no. Gli eventi sono ripartiti tutti. Con il Green Pass dobbiamo aprire tutti. Dopo 2 anni non se ne può più. Questa, sono solo scuse, basta. Questa è la posizione più giusta e più oggettiva che ho ascoltato fino ad ora. Perché se esiste il Green Pass, ci stanno dicendo tutti che il certificato verde è necessario, lo condivido, l'ho già detto, io me lo sono stampato dall'inizio, però se c'è il Green Pass non c'è motivo per cui alcune attività debbano restare chiuse. Allora, le discoteche sono l'unico, i locali da ballo in generale, l'intrattenimento in generale, che è un settore in cui in Puglia si muovono centinaia di milioni di euro e si occupano migliaia di persone. Anche alla discoteca. Qualcuno, è chiaro che probabilmente mi dovrebbe storia, spiegare per quale motivo le discoteche devono restare chiuse. Soprattutto poi non ce la prendiamo, anche se questo, sapete, io a inizio trasmissione ho denunciato una questione che riguarda Polignano a Mare, come ce ne sono molte altre, ma sono una, con la mia redazione non posso seguire tutti gli eventi e le discoteche che, nonostante non si potevano organizzare, mi spiace dirlo, però le hanno fatte comunque di nascosto queste feste. E allora, è giusto punirli? Un attimo, sto parlando io. È giusto punirli? È giusto denunciare tutto questo? E allora, da che parte stiamo? La ricostruzione. E poi nel resto di Europa, ma anche in Inghilterra, le restrizioni si sono allentate, si convive col virus, con ovviamente il Green Pass, ma anche con i tamponi. Discoteche aperte in tutto il mondo, tranne che in Italia. Ma mi domando perché? Peraltro, guarda, c'è un fenomeno da studiare. In Spagna, ad Ibiza, in questi giorni, si stanno organizzando degli eventi nei locali notturni clamorosi. Mai come in questo fine settembre, inizio ottobre, la Spagna ha avuto un incremento delle entrate del PIL derivante dal turismo dell'intrattenimento, come quest'anno. Quindi il tema è Spagna, Francia, Svizzera, cioè ovunque tranne in Italia. No, nel momento in cui quindi siamo tutti d'accordo, non si capisce perché bisogna dare anche un premio
ai ragazzi che sono, hanno dimostrato veramente una grande sensibilità, perché sono stati i primi a vaccinarsi più di altri. Abbiamo visto, no, in questo periodo alcuni over 50, over 60 che erano restii a fare la vaccinazione, eccetera. Invece i ragazzi hanno dato veramente un grande esempio, proprio perché prima che iniziasse la scuola si sono vaccinati e stanno stiamo raggiungendo quella soglia che dicevo prima del 90% dei vaccinati. Io mi auguro che quanto prima in Italia. Quindi nel momento in cui si arriverà a questo, io penso che si apriranno anche le discoteche. Quindi più vaccini, più si avvicina il momento in cui si apriranno le discoteche. Speriamo che non si avvicini il momento in cui sono sempre a Taranto. Cosa diceva Giuseppe? Stavo ascoltando che voleva intervenire. Sì, Manila, Giuseppe stava dicendo appunto questo: noi vogliamo delle date, vogliamo sapere quando anche qui da noi riapriranno le discoteche. Sentiamo. Non se ne può più, cioè è impensabile sentirsi dire ancora le discoteche riapriranno. Cioè, noi da cittadini ci siamo andati a vaccinare, non capisco il motivo per il quale con il Green Pass non si riaprono le discoteche. A Milano in questa settimana hanno fatto la Fashion Week per la moda, quindi soldi, e dopo facevano le feste annesse dove si ballava al chiuso. Ma perché vogliamo fare sempre le cose illegali e non avere l'Italia in maniera corretta e fare tutto in maniera legale? Noi vogliamo lavorare. Il problema è che noi cittadini dobbiamo avere la consapevolezza della prevenzione, dell'educazione. Il virus non guarda in faccia a nessuno. Sì, però io di conseguenza faccio, allora io faccio un esempio banale. Possiamo di ieri. Dirle come ieri siamo già stato, la prima, seconda, terza, quarta ondata, prima o poi festa, dobbiamo debellare il virus. Battesimo. In la vaccinazione sala è uno strumento c'erano, che sta funzionando. Nella sala c'erano anche dei compleanni, si è ballato per tutta la giornata solo perché si aveva il Green Pass. Quindi io credo che anche le discoteche possano iniziare a riprendere. Rispettando tra l'altro noi abbiamo l'obbligo e anche protocolli di dare, perché la politica, anzi non noi, perché noi come sindacati ci stiamo battendo, la politica ha l'obbligo anche di dare delle risposte a quei lavoratori, a tanti lavoratori che operano all'interno di quel mondo. È mai gente che sta senza soldi in tasca. L'educazione. Sono anche, scusatemi, sono due anni che il mondo della notte, tutte le persone che lavorano in quel comparto che sono oggettivamente soldi in difficoltà. Scusate, però il tempo è purtroppo finito per questa parte della trasmissione. Scusatemi, per favore. E allora, tra poco, grazie Paolo, torna su di me. Ringrazio Anna Di Fonso, che saluto anche Giuseppe, ma tornerò su questa questione. Adesso però, grazie. Tra poco sta per scendere qui in campo il sindacato FIALS e il sindacato COBAS. Con Angelo Somma e Giuseppe Mancarella ci sarà, grazie, uno scontro davvero importante, perché abbiamo testimonianze che arrivano da entrambi i sindacati, gli uni contro gli altri. Tra poco mostreremo dei filmati esclusivi dove chiariremo le responsabilità, ma soprattutto daremo voce a tante testimonianze e i sindacati entreranno nel vivo di questo confronto. Una manciata di minuti e torno qui per dare voce proprio a voi cittadini. A tra poco. Eccoci. La maratona del punto fra qualche minuto sta per terminare, se non prima di accendere i riflettori, come promesso, su una questione molto delicata, perché ci sono con me ancora tutti i sindacati e anche molti politici. E allora apritemi l'audio, perché vado a collegarmi con una delle mie redazioni sparse per tutta la Puglia, un lavoro capillare che facciamo con Antenna Sud e con il punto. Lì c'è Giuseppe Spalluto, uno dei miei giornalisti. Giuseppe, dove sei e con chi sei soprattutto? Grazie. Manila, siamo a Lecce e sono in compagnia di Michele Lorusso, che è un operatore sociosanitario della BAT, della direzione, è un ex dipendente ASL della BAT. Michele ha 30 anni, è sposato e dal 13 di settembre è fresco di licenziamento. Michele, vuoi portare la tua testimonianza qui al punto? Sì, allora, io sono stato chiamato il 13 gennaio a lavorare nella Riuniti di Foggia. Ho lavorato per 4 mesi, poi mi hanno fatto un rinnovo di altri 4 e poi successivamente ci hanno mandato a casa.
Che cosa hanno fatto? Una volta che ci hanno mandato a casa noi, hanno chiamato altre persone, di nuovo con il precariato, creando sempre questa situazione, precariato su precariato. Poi io la cosa che non riesco ancora a capire di questo benedetto concorso di Foggia, che inizialmente io ero lì circa sui 400, quindi inizialmente ero un vincitore. Poi successivamente cosa è successo? Che sono uscite 5 graduatorie, cioè non una, 5 graduatorie. Ogni volta che usciva una graduatoria io venivo spostato fino a ritrovarmi a una posizione all'incirca di 5.000. Sinceramente a me questa cosa non è per niente giusta. Poi anche un'altra cosa, come altri miei colleghi che sono stati assunti, altri 115 persone che hanno avuto il contratto indeterminato sempre all'ospedale di Foggia, cosa è successo? Dopo che hanno iniziato a lavorare, hanno iniziato a maturare i vari requisiti, sono stati tutti quanti licenziati perché hanno fatto una verifica e sono risultati che i loro attestati non sono validi. Quindi per hai me fatto questa bene, situazione hai fatto non bene, è più Michele, ad anticiparlo, perché abbiamo, grazie, una testimonianza e anche un reportage su questo, perché si sta parlando ovviamente un'altra volta degli OS. Sapete, sono quasi 2 anni che io me ne occupo. Qualche giorno fa la Regione ha fatto un tavolo tecnico, ha indetto un tavolo tecnico. Che cosa si sono detti? Quali sono le risposte che questa sera dobbiamo dare a Michele lì da Lecce, a tanti OS e soprattutto tra poco il confronto con i sindacati? Allora facciamo la ricostruzione ancora una volta di tutta la mia battaglia per quanto riguarda le incongruenze che ci sono nell'ambito sanitario nella nostra regione nei confronti di questi lavoratori che, ricordiamolo, durante l'emergenza, ancora oggi, chiedono di continuare a lavorare. Partiamo così. Chiamato per fronteggiare l'emergenza Covid in piena pandemia all'inizio di marzo, ma dopo aver svolto servizio, la regione e la mia azienda mi hanno dato il ben servito mandandomi a casa. Oggi mi permetto di parlare a nome degli 800 OS licenziati tra la BAT e Brindisi, denunciando la carenza di organico nelle strutture ospedaliere. La nostra regione è dichiarata ancora regione arancione, eppure hanno deciso tranquillamente di mandarci a casa. Gli operatori attualmente rimasti a casa si sono formati sin dalla prima ondata e naturalmente per noi rimane insensato il fatto di lasciare a casa personale operatore sociosanitario che si è già formato e acquisito un'esperienza professionale sul campo, soprattutto in un periodo difficile del paese, parlo della prima ondata. Si sarebbero aspettati una qualche stabilizzazione, invece il 31 gennaio sono stati mandati a casa per inserire nelle strutture altri precari. Ho partecipato al concorso pubblico, quello che hanno indetto a Foggia l'anno scorso, cioè 2 anni fa. Abbiamo dovuto affrontare 2 pandemie, molti di noi sono stati contagiati, allontanati dalle proprie famiglie. Per tempo determinato. Quindi loro sapevano benissimo di dover entrare per il tempo determinato legato all'emergenza Covid. Quindi loro vogliono fare una cosa che non è legale. Secondo me non è giusto, voglio dire, questa loro richiesta. Perché i sindacati gli hanno detto: non ti preoccupare, poi dopo facciamo qualche cosa e vi facciamo rientrare. Diciamo che parlavo troppo, devo starmi zitta. Tant'è che poi qualche medico, qualcuno mi si è anche esporre più. Anche perché uno dei messaggi in cui mi è stato detto tu parli troppo, stai zitta, non mi è arrivato da una persona ma qualunque. Questo è una parte del riassunto di quello che io sto portando avanti da tanti mesi a favore e a sostegno degli OS. E allora il punto con i sindacati, partendo dalla FIALS, con Angelo Somma, prego. Sì, Manila, tu hai detto che sono 2 anni che stiamo parlando di questa problematica, ma io penso che continueremo ancora a parlarne, perché se il problema non viene risolto alla radice, e cioè il problema è il precariato, bisogna risolvere il problema precariato alla radice. Se il personale serve nelle aziende sanitarie, se il personale serve perché ci sono dei vuoti di organico, perché c'è un potenziamento dell'organico, basta con il precariato. Ultimamente si sta, nell'azienda sempre ASL BAT, si stanno mandando a casa addirittura personale, lavoratori che hanno raggiunto i termini della stabilizzazione, altri li raggiungeranno alla fine dell'anno,
E si continua ancora a parlare di precariato, di sostituire questi lavoratori con altri precari. Quindi noi non è che dura 2 anni questa trasmissione, durerà almeno altri 2 o chissà quanto. Il problema è un altro. Allora, ci sono ASL che hanno aperto alla stabilizzazione, ma la stabilizzazione è una possibilità che hanno le ASL, non è obbligatorio. Quindi, anche se spesso il vostro sindacato cita una sentenza fatta dal Tribunale di Lecce in cui si dice abbiamo vinto, abbiamo ragione, dobbiamo stabilizzare, in quella sentenza il giudice ha detto semplicemente riaprite i termini per la stabilizzazione perché avete iniziato il processo e l'avete bloccato. Quindi non è obbligatorio fare la stabilizzazione, ecco perché bisogna andare con i tempi determinati, avanti con i tempi determinati della categoria dei Uniti di Foggia. Noi dobbiamo dare la risposta, dobbiamo dare la risposta a quel ragazzo che ha lavorato dal concorso di Uniti di Foggia per 8 mesi ed è stato mandato a casa. Non si può andare avanti con le stabilizzazioni. Perché stai parlando di una legge dello Stato che prevede la stabilizzazione. Non è un obbligo. E poi stai parlando di un concorso dove ci sono 2.445 vincitori e non tutti i vincitori. Quindi continui ancora una volta a dare cattiva informazione. No, stiamo dando chi ha vinto il concorso sono 2.445 persone. Quelli che stanno dietro sono idonei, non sono vincitori, per cui non c'è un posto in pianta organica. Quindi, così come tu dici che si può stabilizzare, io ti dico che si può prendere a tempo determinato, ma il problema non è questo. Cose che stanno già avvenendo, il precariato, perché noi continueremo a parlare ancora di questa storia. Non è giusto, devono lavorare tutti, devono lavorare tutti. Benissimo, e dobbiamo trovare tutti insieme una soluzione politica. Chiediamo ai politici di risolvere la questione del precariato. È una soluzione politica, l'abbiamo già detto e proposto in diverse occasioni. Bisogna trovare una soluzione politica a far lavorare tutti. Devono lavorare tutti e 14.000. Se troviamo la soluzione lavoreranno tutti. Non c'è altrimenti una contrapposizione, non ci può essere. Stiamo una creando dei privilegi e delle discriminazioni. Se andiamo avanti quello che deve essere il nostro obiettivo è quello di indurre la politica ad evitare il precariato e non già a mandare a casa addirittura gente che compie 36 mesi e quindi rientra nella famosa legge Madia. Ma con altri precari. La legge Madia questo è ti dovrebbe far indignare. Non è un obbligo questo per la pubblica amministrazione. Non il resto. La legge soltanto Madia, questo ti dovrebbe far indignare. Noi diffideremo tutte le ASL ad iniziare le nuove procedure di stabilizzazione. Scusate, perché non però, è previsto dall'ordinamento giuridico. Ma scusate, però, se al famoso maxi concorso, lo dico anche ai politici, no? Si partecipa a un maxi concorso per poi con i titoli dovuti per poi no, a farsi accreditare nel ruolo che gli spetta, no? Quindi sappiamo che i tanti OSS hanno partecipato lì al maxi concorso e che quelli che precedentemente hanno dato, ricordiamolo, durante l'emergenza il proprio sostegno ad andare in quei reparti, si sono ammalati, hanno perso dei cari, hanno infettato la famiglia, va bene, non avevano più i titoli, dovevano ripartecipare anche loro al famoso maxi concorso. Guardate lo scandalo che è uscito in questi giorni, perché a quel maxi concorso oggi sembrerebbe, uso il condizionale col senno di poi, che molti attestati e quindi quelli che alcuni di questi hanno vinto grazie alla presentazione di questi titoli non erano regolari. La ricostruzione. Mariangela Mariani, il 1 settembre 2021, i 115 OSS Pegaso buttati fuori. Il pasticcio del maxi concorso finisce in procura, i nostri titoli sono validi, abbiamo perso il treno della vita dopo tanti sacrifici e chiediamo solo giustizia. Vincitori idonei del concorso OSS in possesso degli attestati Pegaso sono pronti a portare le carte in procura. Una relazione della Regione Puglia ha tagliato le gambe ai candidati, a un passo dalla meta. Le attestazioni rilasciate dall'ASP Pegaso, l'Istituto Europeo, non possono essere considerate valide ai sensi delle normative vigenti e i corsi svolti in collaborazione con Valida Cert non possono essere autorizzati. E allora i sindacati dalla FIALS e da COBAS, prego, Somma e poi Mancarella. Cosa talmente assurda che non so, io non riesco a commentarla questa cosa qui. Le scuole sono controllate a livello regionale, non capisco come si possa produrre
degli attestati falsi o non in linea con la normativa esistente. Io sono scioccato nel sentire queste cose qua. Poi si fa addirittura partecipare questa gente ai concorsi. Ma perché farli partecipare e non controllarli prima? Il titolo di OSS ce l'hanno. Non è riconosciuto dalla scuola che l'ha emesso. Il problema è quello. Tant'è che già da diversi anni la Regione Puglia fa, proprio perché c'è questo problema di scuole non riconosciute, fa la riqualificazione professionale, la riqualificazione OSS, tant'è che l'ultima si è chiusa il 30 settembre. L'assessore Sebastiano Leo ne ha fatto un cavallo di battaglia su questa vicenda, ecco perché purtroppo, tornando sempre a quelle famose decisioni politiche, se noi tuteliamo tutti e 14.000, una volta che hanno fatto la riqualificazione queste persone, potremmo nuovamente farle lavorare nella pubblica amministrazione. Quindi ecco perché vi dico, tutti insieme, tutti i sindacati verso un obiettivo comune, far lavorare 14.000 unità, altrimenti non ce ne usciamo. Questa è la battaglia che dobbiamo condividere tutto. Poi c'è il problema della spesa, l'abbiamo già detto l'altra volta, il problema della spesa del personale, i costi del personale che non possono andare oltre una certa soglia, perché fanno riferimento all'anno 2018. Noi tutti insieme dobbiamo spingere, creare le condizioni per far diventare questo bisogno di sanità pubblica una spesa per servizi. E soprattutto, dobbiamo dare le risposte ai tanti lavoratori della sanità che si rivolgono qui, grazie ai riflettori del punto, perché noi siamo qui per evidenziare le anomalie. Per esempio, sono in collegamento da Lecce, sempre con Giuseppe Spalluto. Chi ti ha raggiunto adesso, Giuseppe? Sono in compagnia di Daniela e Simona, loro sono due dipendenti, Daniela lavora al pronto soccorso dell'ospedale Vito Fazzi, mentre Simona è una OSS di una RSA ad Otranto. Entrambe sono dipendenti dell'ASL, giusto? E sono, soprattutto, c'è una cosa che rimarchiamo immediatamente, visto che da studio si parlava di professionalità. Daniela è una dipendente che ha subodorato il licenziamento a dicembre, come dicevano da studio, che entro la fine dell'anno molti andranno a casa. Daniela. Io lavoro presso il Vito Fazzi di Otranto al pronto soccorso e ho avuto un contratto di 4 mesi più 4, e al che ci è stato riferito che dopo questi 8 mesi che io ho svolto in perfetto ordine, in perfetta sintonia con il pronto soccorso e con i miei pazienti a Lecce, verrò licenziata. E questo non mi pare alquanto giusto e onesto, perché praticamente, a parte che io sono riuscita ad avere delle competenze lavorando lì, e non mi sembra alquanto onesto essere sostituita da altri miei colleghi che si trovano al di sotto della mia posizione in graduatoria, e per poi essere mandata via a casa. Abbiamo diritto tutti di lavorare, io ho famiglia, e quindi non mi va assolutamente, dico assolutamente, di andare via, di non poter lavorare più. È un diritto sacrosanto. Sono d'accordo con te. Questo è il treno della vita e non voglio assolutamente perderlo. Assolutamente, Daniela, sono d'accordo con te. Sentiamo anche Simona. Invece Simona è una di quelle professionalità che ha partecipato al concorso, però è risultata idonea. Anche Simona rivendica lo stesso diritto. Sì, appunto, il diritto di essere chiamata anch'io a poter appunto lavorare all'interno di una struttura pubblica. Penso che sia il diritto di tutti, specialmente noi che abbiamo fatto un concorso e siamo comunque idonei. E quindi niente, spero di essere chiamata anch'io. E allora domandiamolo alla politica, Fabio Romito dalla Lega e a Massimo Maiorano del Partito Democratico. Siete voi, no, che governate questo paese con i vostri partiti. Dovete intervenire a dare delle risposte a queste persone, perché avete sentito, queste persone vengono utilizzate e poi vengono rispedite a casa e nessuno tiene conto della loro professionalità, ma soprattutto, lo dico a Fabio e a Maiorano, a Massimo, l'aspetto umano. Possibile che nessuno possa riconoscere l'impegno che questi OSS ci hanno messo durante questa emergenza? È impossibile non riconoscere non soltanto l'impegno di queste persone, ma il coraggio col quale hanno prestato la propria attività in un periodo difficilissimo. Quindi io sono convinto che bisognerà
anzi, sono convinto che la Regione dovrà risolvere questo problema, perché è diventato ormai, non è più un'emergenza, è diventato ormai ordinario. Ho sentito anche le posizioni dei sindacati, che sono divergenti una però, rispetto all'altra, Fabio, e questo è un ulteriore problema che complica la situazione, fare delle proposte. Ma per loro bisogna sicuramente mettersi una mano sulla coscienza. Ho sentito dall'inizio, perché è nata male questa situazione, perché quando diciamo, c'è stato il concorso, poi ha subito tutta una serie di ritardi, e addirittura quando poi sono fatte le graduatorie hanno avuto una serie di ricorsi. Di ricorsi, quindi ci sono stati tutti... cioè, beh, evidentemente, la graduatoria è cambiata tre volte. Quando ci sono tanti ricorsi, vuol dire che i bandi sono scritti male, per esperienza. È chiaro che rimane in tanti ricorsi uguale bando fatto male, Massimo, sulla pelle delle persone. Deve essere assunto, perché non è possibile che chi ha vinto il concorso, chi è stato idoneo, in base all'ordine del diciamo della graduatoria, deve essere assunto. E questo è pacifico, mi sembra giusto. Però dobbiamo tenere conto di tutti coloro che hanno lavorato nel periodo di emergenza, e quindi tutte le OSS, ma anche tutti coloro, i sanitari che hanno lavorato, che li dobbiamo tutelare. Cioè bisogna separare il tavolo, e perché non solo quelli che hanno lavorato nelle strutture pubbliche, ma anche quelli che hanno lavorato nelle strutture private, nelle RSA, ci sono molti che hanno lavorato e che sono stati accantonati, che oggi stanno a casa e non hanno detto niente. Quindi vanno tutelati tutti i lavoratori che hanno lavorato in emergenza, tutti. Con la storia del precariato si è creata un'altra criticità all'interno della stessa graduatoria. E cioè si sta andando avanti intorno a 5.000-6.000 di posizione a chiamare precari, invece la graduatoria del tempo indeterminata è ferma a 2006-2008. Che cosa si sta verificando? Che chi sta a 6.000-7.000, che si trova a raggiungere i requisiti della stabilizzazione, va a scavalcare chi sta nella graduatoria prima. Quindi questa storia del precariato deve finire, perché sennò il precariato non finirà mai e questi dibattiti non avranno mai fine. Abbiamo anche i maggiori partiti di governo. E loro la regione però è solo... Una modifica, vabbè, tutti insieme a passare... Non mi schiamo le razze, no. Il governo nazionale. Questa graduatoria aveva una validità triennale. Però hanno fatto un emendamento di legge, questa graduatoria verrà cancellata a giugno 2022. E anche in questo caso non ci sarà la possibilità di riassorbire tutto questo personale. Quindi bisogna avere un impegno da parte della politica che venga estesa la validità, almeno quinquennale, per vedere in questi prossimi cinque anni se si riesce a fare qualcosa. Questo è fondamentale importanza per tutti e 14.000. Torneremo a parlare di questa questione, soprattutto durante la puntata. Io vi avevo anticipato che avrei mandato in onda una importante esclusiva, perché finalmente molti infermieri vogliono metterci la faccia, perché vi ricordate, questa è la questione degli OSS, ma noi stiamo denunciando da qualche settimana la questione che molti infermieri durante questa emergenza, ma ancora adesso, stanno lavorando presso gli hub vaccinali voluti dalla Regione Puglia e asseriscono e acclarano che praticamente non hanno ricevuto i soldi delle ore dedicate alle ore di lavoro presso gli hub. Qualche settimana fa avevamo avuto un messaggio, come dire, anonimo, ma adesso c'è una faccia. È il primo di una lunga serie di infermieri, in questo momento non stiamo parlando di OSS che sono stati esclusi da un concorso, stiamo parlando di infermieri che sono nei nostri ospedali, nei nostri reparti, e che stanno dedicando il loro tempo agli hub per le vaccinazioni, che è la campagna di vaccinazione del nostro paese e della nostra regione, che asseriscono di non aver preso i soldi. Facciamo così, siccome io non ho più il tempo questa sera, come sapete, oltre tre ore devo veramente dare voce a tantissime storie, a tantissime testimonianze, a tanti collegamenti, tanti ruoli, tanti politici, io non ho fatto in tempo, ma la promessa che la prossima settimana rinviterò di nuovo tutti i sindacati e partirò nel farvi ascoltare in esclusiva, non un audio, una faccia di un infermiere, perché in questo studio qualche politico mi ha detto: voglio i nomi e cognomi di questi infermieri, perché è troppo facile nascondersi. Bene, non abbiamo dovuto faticare molto perché questo infermiere, che è il rappresentante veramente di oltre 300-400 infermieri, ha deciso spontaneamente di metterci la faccia, e noi ve lo faremo vedere, perché a quei politici che non credevano che avrebbero messo la faccia, come vedete, la faccia ce l'hanno messa. E io lunedì prossimo
aprirò la trasmissione con questa esclusiva, inviterò qua i politici, quelli scettici, che dicevano che non è vero, perché è troppo facile nascondersi, nascondersi e dire le cose. Bene, qualcuno ci ha messo la faccia e dobbiamo dare le risposte, perché ci sono i nomi e i cognomi di tutti quegli infermieri che nei reparti hanno dedicato, oltre il loro lavoro, scusate, nei reparti, ma anche negli hub vaccinali. È stata una puntata veramente molto intensa, ripartirò qui tra 7 giorni con l'approfondimento ovviamente più cult del Sud Italia. Grazie a tutti, buonanotte.